Amici e amiche di Kenobi is Butch, io sono Kenobit, lui è Andrea Babic e questa è la serata dedicata all'undicesimo anniversario del giorno che noi abbiamo definito MTJ Day, ossia il giorno in cui il buon Fukio Mitsuji, in arte MTJ, autore di Bubble Bobble, ci ha purtroppo lasciato e purtroppo il mondo dei videogiochi l'ha ignorato, non l'ha celebrato come secondo noi avrebbe dovuto, e quindi io e Babic abbiamo preso l'iniziativa annuale di celebrarlo, festeggiarlo. Quindi questa sera noi festeggiamo il genio, la creatività, l'amore di Fukio Mitsuji, e questo è Andrea Babic che gli ha scritto una canzoncina plagiando una musica. Fukio Mitsuji è il nome tuo, game designer giapponese. Bubble Bobble è gioco tuo, grande orgoglio del tuo paese. Fukio Mitsuji è triste, sai, sapere che non tornerai. E il gioco si fa duro senza Fukio Mitsuji MTJ. 11 anni che sei andato, senza parole, senza fan, senza una rosa sul selciato. Vola attraverso il cielo blu, come una bolla e nulla più, leggero eppure eternamente in noi. Quanto amore nella grotta, con la musichetta in botta, la lezione del maestro, miei lievi e mie neve, ringrazio MTJ. E Kojima, poveretto, si nasconde in gabinetto. Se la metanarrazione funziona benone, ringrazio MTJ. Grazie MTJ per Bob e Bob, per il messaggio rivelato, che l'amicizia vincerà e l'odio non va mai tollerato. Arcobaleno innanzi a noi, 7 diamanti in cielo e poi un mondo segreto si aprirà per noi. Tanti dev indipendenti, grazie ai tuoi insegnamenti, oggi sbarcano il lunario, geniale, bonario, divino MTJ. Hidetaka Miyazaki, con i souls like Cisbataki, per il senso, per il gioco, passione di fuoco, la devo MTJ. Sì, la devo MTJ. Oh, grazie MTJ, amico MTJ, l'amore, la bolla che scoppia in noi. Mi dispiace, devo andare, non è tempo di cantare, ora è il tempo di giocare, celebrare, lodare il grande MTJ. Grande tra noi, il tuo genio sopraffino resiste alle ere, resiste a Fortnite. E mi dispiace, devo andare, l'ho già detto, questo canto mi sta stretto, ho bisogno di un joystick per giocare.
giocare in coppia col buon Kenobi. La chitarra te può mollare, però questo non so fare, perché questa melodia è stucchevole, ma non importa se il fine lo dare MTJ e diventa maratona. Mi son proprio tutto mona, tolgo tempo dello streaming per cantare ancora una volta. Questo, ma questo è il canto della vita, il canto di MTJ. Dopo puoi fare anche o oh, Happy Day stile MTJ. L'ho fatta stamattina. Fatta. Davvero? Sì, nel video. No, ma io stamattina ero scappato alle poste. Ma no, il video dentro lo stream di stamattina. E ho andato in bagno. Ecco, mi hai sgamato, scusami, succede. Amici, amiche, siamo qua quindi per celebrare il genio di Fukio Mitsuji. È una serata appunto importante, amorevole per noi. E qua vedete Rainbow Islands, che non giocheremo. L'abbiamo messo così solo per buggerarvi, o meglio perché volevamo qualcosa di simpatico per la intro. Ma questa sera giocheremo roba tutta diversa. Grazie Cartman che si è abbonato, e grazie anche Primo, ho visto un abbonamento, ma ne ho visto un altro. Fioccano con questa sovrapposizione di immagini di Bubble Bobble dell'abbonamento su Rainbow Islands, quindi è tutto un ciclo MTJ. Subtrain! Allora Fabio, accendi il cabinato con la PCB di Bubble Bobble. Shine on you crazy Alex Porcheddu! Grande mi grande, che è diventato un diamante. Ciao ma giustra! E sono Stefano Tranni ore pasti di Cormons. Stupendo il vinile. Vogliamo mostriamo il vinile. Perché sta succedendo, non solo abbiamo consegnato i primi vinili ai fortunati astanti allo show di Cormons di sabato, in cui abbiamo fatto una roba abbastanza buffa perché abbiamo creato un Bubble Bobble Cormons Edition apposta per Cormons, quindi un Bubble Bobble con i livelli fatti di scritte in friulano. Ma anche a Crocchio si abbona, ci sono tantissimi abbonamenti. L'amore. Questo l'amore. È il disco mio e di Andrea Babic. Lo vedete, c'è scritto, è tutto vero, ci sono anche delle firme dietro, è possibile? No, questo è vergine. Esatto. Ma dovreste già da domani iniziare a riceverli, ci abbiamo messo un pochettino tanto perché è successo, vabbè, le poste italiane, non devo aggiungere altro. Ma comunque oggi ho fatto in modo che vi arrivi tutto riccamente in anticipo per molto prima di Natale. Nel senso, farete in tempo a impacchettarli e anche ad ascoltarli. È il disco mio di Andrea Babic, copertina di Lorenzo Ceccotti. E tra l'altro una roba che a me mi spezza il cuore, mi commuove, perché prima di fare questa copertina Lorenzo ha chiesto una foto di infanzia a me e a Babic. E ci ha disegnati al mare, che tra l'altro il mare per me è stato uno dei luoghi dell'arcade. Quindi io e Babic, che non ci conoscevamo all'epoca, ma ci saremmo stati secondo me simpatici, che corriamo sul bagnasciuga inseguendo l'astronave di R-Type. Infatti quindi siamo noi al mare, ma un po' anche noi al mame, tutto sommato. Copertina stupenda, Ceccotti ovviamente era emotivamente coinvolto in questo progetto di cover di vecchie sigle di cartoni animati giapponesi e italiane, rimiscelate, ricomposte e scomposte con il Game Boy, quindi tutto giusto, e la bromance regna sovrana, così come regna sovrana nel celebrare MTJ, il designer quindi, di robe. Con cosa iniziamo? Allora, non mi ricordo, l'ho scritto qua. Tra l'altro, se volete prendere il disco e averlo in tempo per Natale, siete ancora in tempo, potete farlo. Allora, io ti sparo subito una cosa buffa. Allora, MTJ è un tipo strano perché, come sapete, ha fatto Bubble Bobble, Rainbow Islands, una serie di altri giochi, poi un po' si è ritirato apparentemente, ma in realtà, oltre se si è ritirato formalmente da Taito, e dopo... Madonna, c'è una luce, esatto, veramente brutalista. Sembra che c'ho tipo la scabbia, ma vi assicuro che non ce l'ho.
cioè non lo so. È strano. Sì, una zombificato sarà. Cosa peggio? No, va bene, ma pazienza, tanto sì. Non è che siamo qua per essere fotogenici. Siamo belli qua. Del resto, siamo già belli di nostro. Siamo donne, guarda come si vede il logo Ubisoft in trasparenza attraverso la maglietta. Tipo, è tipo Iron Man. È creepy sta cosa, comunque, deriva da questa strana illuminazione, vabbè. Quindi comincerei con una roba anomala, un gioco in cui MTJ ha fatto cose, non so esattamente cose, ma probabilmente ha curato l'adattamento e il design di Bonk's Adventure su Arcade. Che si intitola... Abbiamo scritto, ha un titolo stronzo. Kyokyu, PC Dungeon, oppure anche Bonk's Adventure. Ok, posso cercare Bonk, ok, va bene. Quindi il carissimo Bonk's Adventure, pensate un po'. Che è il gioco simbolo del PC Engine, esatto, ricordiamo. Il PC Engine, come si diceva da piccoli, ha avuto anche una versione arcade fatta da Kaneko, con il design, o comunque con la supervisione di Fuko Mitsuji, che non era più in Taito, ma comunque continuava a fare diversi giochi sotto falso nome. Quindi. Tra l'altro prima Flagram diceva una roba che mi dà molta gioia. Diceva neanche in Giappone stanno facendo tutta questa celebrazione per Fukio Mitsuji. Mai. Ed è vero, mai. Non l'hanno proprio cagato nella sua scomparsa. Allora, finalmente c'è anche la fidanzata. Si gioca in due. Ecco, Fukio Mitsuji ce l'aveva sta cosa dei giochi che si giocano in due. Quindi giochiamolo in due. Giochiamo in due, assolutamente. È una cosa matta e non so neanche come si gioca. Special Arcade Version, mai visto. Aspetta che... Easy Level, piace, va bene. Dai, sì. Zan. Sentite la musica, sentite l'audio, sentite anche l'audio del desktop, è giusto? Che sentano l'audio del desktop? Sì, dovrebbero sentire tutto giusto. Ditemi... Diteci voi dunque se questo è un audio. Perfetto. Oh, guarda, tutto giusto. Vai, entra anche tu. Eccoti là. Ah, la bolla, hai visto? La bolla come sì. Super Mario? Non è un caso. Quindi con un tasto spacchi la roba, con l'altra spacchi la gente, fai combos e comunque appunto ha un flavor stranamente di... In questo momento mi ricorda terribilmente Popper, ovvero guarda cosa c'ho in testa, cosa sta succedendo? Ardead ti sta ricordando. Sì, mi sta ricordando Ardead, ma non dovrebbe. Ma come mai sto prendendo la roba in testa? Non lo so, devi chiederlo a Fuku Mitsuji che non ti risponderà. Quindi non sappiamo cosa abbia fatto lui in questo... Ma sappiamo che c'è nei credit e nella score, quindi in qualche modo è coinvolto. E questa è la cosa sconcertante, la carenza enorme di documentazione esatta, ma non solo su quello che ha fatto Fukio Mitsuji, ma su quello che hanno fatto i developer giapponesi nella storia. Pensate a una cosa che a me turba tantissimo, che non si sa chi sia l'autore delle copertine dei giochi Konami, MSX, dei flyer Konami. Ho perso e piango, giustamente. Se questo è un audio, uno struggente libro di Kenobi Isboch. L'audio del gioco è molto basso e noi adesso lo alziamo. Bene. Così dovrebbe essere meglio. Mi sa che hai vinto tu. E qua puoi scegliere dove andare. Andiamo al 2, perché no? Va bene. Guarda che bello, perché sta roba che c'ha in testa gli smiley è una cosa bellissima. Non so che cosa significa. Comunque due tasti, hai gli smiley e il resto non è importante. Testata, manella. Un gameplay diverso, una specie di... Forse è per tenere conto di chi di noi sta ammazzando più nemici. Potrebbe essere. Comunque li perdi quando subisci danno e succedono cose. Io anche camminando faccio punti, non so cosa succeda, ma insomma... Invece... So che poi i giochi di MTG richiederebbero, prendi fuoco, ciao. Sono morto. Vabbè, e io ti libero. Maledetti. Io ho una palla da football. Ogni tanto succede che ricorda di nuovo un po' Ardead. Hai visto? Mi sono riuscito ad attaccare sul bordo senza morire e ho ricevuto dei punti perfino per quello. È bellissimo. È incomprensibile. Non come ho capito con che criterio. Non è importanza, l'importante è che io ho vinto. È una specie di time attack con la grammatica ludica di PC Engine. È una roba. Qualcuno chiede quando è uscito Ghost of Fukushima. Ah no, Fukushima. Tsushima. Non è Tsushima. È la versione MAME, sì, o meglio, Stepak, compagno. È la versione arcade. Nominata Special Arcade Edition. È molto. Con i denti si aggrappano, sì. Questo succede esattamente come in. Come in PCN. In PC Kid, BC Kid, Bonk's Adventure. Guarda quella lì, la palla, è la cosa di Bubble Bobble.
Sì, è, infatti è veramente la pallina di Bubble Bob. Quindi vedi che ci sono dei segni inequivocabili della presenza del nostro. È una roba che io amo fare con Andrea, perché di fatto io e lui continuiamo a cercare. Aia! Fotto un po' di smile. Io e lui continuiamo nel corso degli anni a cercare l'impronta videoludica non celebrata di Fukio Mitsugi. E ce n'è. E ce n'è tanta. E stasera giocheremo un gioco che è emulato da pochissimo nel MAME, che si chiama Super Dead Hit, che era uno degli ultimi grandi. E che viene citato in Bubble Bobble, tra l'altro. Viene citato, Dead Hit è uno dei livelli di Bubble Bobble proprio. E per molti anni la gente si è chiesta: ma perché cos'è sto Dead Hit? Ed è Super Dead Hit. Dead Hit è un gioco di guida alla Super Sprint prima di Super Sprint. Quindi sì, un gioco che riprende ovviamente il canovaccio dei vecchi Sprint One di Atari, ma lo rinnova, fa un remake prima. Guarda come faccio paura io. Sei tu. Sono io. Hai le tette e una faccia mostruosa. Let's continue, mi dice. Vai. Wedding, perché eravamo solo tristi. Al boss. Facciamo il primo. Puoi scegliere il boss, è fantastico. Vai. Quindi cosa avrà fatto Fukio Mitsugi? Beh, già il fatto che ci fosse dentro il gioco il simbolo della pallina di... La pallina più rara di Bubble Bobble. Da Bubble, la... Ma tu perché fai i punti camminando? Perché ho gli smile in testa. Grazie Blockasterzo per il follow. Adesso ce li ho. È praticamente come si chiama? Sì, come... Mogura, Mogura Mogura. Dai via. Peccato non ti posso far male. Sì, ti posso cambiare la faccia e farti incazzare. Quello sì. Ma è bellissimo, cioè è un bel boss. Ma in generale Fukio Mitsugi è abbastanza... Cioè, quindi qui... non era un coglione, quindi. Non era un coglione. Sicuramente lui aveva detto, boh, basta, non ho più voglia di sviluppare i giochi... Di sviluppare i giochi per Taito, che poi si piglia i soldi, si piglia i diritti, si piglia l'IP, voglio fare le cose di testa mia. Ma in realtà questo in Giappone, quando tu fuoriesci da una Zaibatsu, una grossa società, non è semplice. Non è semplice e... Ah, che bello, sono entrato dentro me stesso. Ci sono i Blues Brothers, l'hai visti? C'erano i Blues Brothers. Ma aspetta, è vero che posso rientrare dentro me stesso? Guarda così. Sì, esatto. Puoi rientrare verso dentro te stesso. È bellissimo. No, ho perso tutto. Anch'io. Ma io sono ancora vivo. Io no. Hai visto, stasera abbiamo tanto, io non rientrerò. Abbiamo tanto, abbiamo tanto. È veramente bello, cioè andare... Mi sento come con Fukio Mitsugi, mi sento come... Con Fukio, il confucianesimo. Sì, noi siamo dei confuchiani. No, mi sento come, ripeto, quelli che scoprono un autore e vanno poi a cercarsi i suoi libri, le sue opere perdute. Ecco, non è questo il caso, perché ovviamente comunque lui è riconosciuto, amato, rispettato, quantomeno dagli addetti ai lavori. Ale, guarda che grafichissima! You kill the boss, level A... Non l'ho mai giocato, ora non posso perderlo mai più. Vedi, ma che culo. Anche sta roba che è finito il livello e ti dà il tempo per raccogliere le cose prima di andare. È una roba che ha giusto un filo di gusto di Fukio Mitsugi. È mosso solo. Ah, dovevo fare... Questo sembra veramente molto Hard Dead, Cazzo, veramente. E va in mona, però. Oh, e allora... Grande! Canestro, robe... Ball Sides M. Vai a sapere. Questa roba dei suoi giochi, che c'ha un layer di roba esoterica da capire che è matta. Allora, c'era per Mega Drive, giusto? No, c'era per PC Engine. C'era per forse Amiga. Super NES, sicuramente. C'era per Super NES. Facciamo un livello matto, così, a caso. Questo livello quello, matto. Quello. Dopo, appena muoro, ovviamente, la smetto. Livello matto è matto. Io sarei curioso di sapere quali game designer frequentarono la sua scuola e... Ma in realtà, sta cosa qua è bizzarra, perché non si sa e non c'è nessuno nelle interviste che abbia detto ho frequentato la scuola di MTJ. Quindi in realtà non è chiara sta cosa. Ma anche perché la sua è una scuola che era partita non necessariamente per addetti ai lavori. Cioè era una roba che era partita, vuoi iniziare a fare videogiochi, vuoi così vieni nella mia scuola.
E in proposito abbiamo del proposito. Abbiamo del proposito. Allora, che bellezza! Guarda che schermata di... Lei è molto hard head, veramente. Sì. Con quest'occhio che si apre solo quando salta e poi si chiude. Perché questo è matto, completamente matta questa vediamo cosa. Vediamo cosa fanno allo zero. Niente. Niente. Thank you. No, 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 ringraziano, ringraziano. You can do it, let's try again. Give us more money. Allora, io sono... Io sono cu. Ma ci potete fare anche la pallina. Guarda, c'è MTJ. Vedete che c'è il numero 3 e MTJ con tanto di pallina. Va bene. Bene, e quindi qual è il nostro progetto? Perché MTJ, noi perché sappiamo queste cose anche della sua scuola di game design? Perché a un certo punto... Grazie Lupo Alberto, 18 mesi! A un certo punto nella nostra vita abbiamo sentito una grande carenza di MTJ, tipo 10 anni fa, circa, quando si è saputo che era morto. Si è saputo abbastanza dopo che era morto. Si è saputo quasi un anno dopo, in Occidente. Comunque è passato tanto tempo e quando abbiamo scoperto io ho cominciato a cercare disperatamente informazioni sulla scuola di MTJ. Ho fatto in tempo a scaricare dal sito della scuola di MTJ, che era ancora attivo, una serie di testi, una serie di documenti in giapponese che in non giapponese sapeva. Completamente incomprensibile. Grazie anche a Liquid Plumber e Namocelli. Grazie, grazie. C'è un sub train questa sera. Sì, sub train, fatelo andare avanti. Bene. Grazie. Quindi ho raccolto questi documenti e li ho messi da parte. Poi a un certo punto, dopo qualche mese, ho scoperto che era stato tirato giù il sito di MTJ. Probabilmente aveva smesso, essendo morto, aveva smesso di pagare. Succede. MTJ.co.jp non c'era più. Quindi sono andato sulla Wayback Machine, ho cominciato a ricercare tutte le possibili istanze del sito, scoprendo purtroppo che il caro MTJ aveva, sì, una column quasi quotidiana sul suo sito, che non faceva con CSS o niente, era sempre praticamente non faceva altro che cancellare la stessa pagina e riscrivere la column. Quindi questa cosa non era buona per Wayback Machine, che non ha tenuto tantissima traccia, perché va a sample, no? Comunque sono riusciti a tenere una certa quantità, qualche dozzina di questi testi, e abbiamo deciso di tradurli a nostre spese. Esatto, abbiamo lavorato con Gianluca Folì. E poi sì, soprattutto abbiamo lavorato con Gianluca Folì, così come il nostro vinile è importante non solo per quello che c'è dentro, ma anche per quello che c'è fuori, l'illustrazione di Lorenzo Cecotti. In questo caso, questi testi hanno l'accompagnamento visivo, grafico, delle illustrazioni di Gianluca Folì, che poi ha preso proprio a cuore il progetto, ci ha spronato, raga, questi testi, traduciamoli e facciamoci un... libro. Facciamoci un libro. E come si è evoluto questo progetto? Allora, tenete presente che vi stiamo per dire il 50% di questo progetto, perché chi ci segue è una roba che... di cui parlavamo già ai tempi di Hitbox, questa sta per succedere. L'abbiamo fatta in questi anni molto piano, ma ci abbiamo lavorato e adesso finalmente il progetto ha preso la sua forma definitiva. Abbiamo i testi tradotti in italiano, li ha tradotti una ragazza bravissima, tra l'altro ha fatto un lavoro eccellente, veramente bello. I testi sono splendidi, sono dei testi che veramente, essendo stati scritti per degli aspiranti creatori di videogiochi, sono dei testi che, come tutto quello che fa Fukio Mitsuji, dei testi che vogliono bene e che hanno delle pillole di saggezza sia nell'ambito del game design sia nell'ambito dell'esistenza e della vita. Variano tanto, variano dal motivation al violento ma fatto bene a parliamo di qualcosa, di un gioco recente che è uscito, quindi recente di 10 anni fa, quindi è abbastanza variegato, interessante, ed è a quel grado di everyday chat by Fukio Mitsuji, quindi dici, ah wow, sto bevendo un caffè con Fukio Mitsuji. E cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato che il materiale non è tantissimo, anche perché noi inizialmente avevamo raccolto anche altri articoli, interviste, ma erano un po' off topic, o meglio, quello che hanno rallentato il progetto. Sì, a un certo punto abbiamo trovato tantissimo materiale, ma in realtà quell'altro materiale forse per altre occasioni o per altre persone, per altri traduttori, perché sono in realtà semplicemente articoli di giornale giapponese. Belli, interessanti. Molto interessanti. Tra l'altro ce n'è uno che potete guardare e leggere su shmuplations.com, hanno tradotto uno di questi articoli, comunque Fukio Mitsuji.
Però ecco, abbiamo realizzato di non avere tutto questo materiale gigante per fare un tomo di 600 pagine. Quindi abbiamo, lavorando con, anzi questa è un'idea propria di Gianluca Folì, ha detto facciamo un manuale di un videogioco e lo facciamo nello stile dei vecchi manuali dei videogiochi. Facciamo anche la scatola e quindi facciamo un packaging particolare che vi darà una piccola lettura, un manualetto, cioè come il manualetto che c'era dentro la scatola del NES, dentro la scatola del Master System, di qualunque roba, con delle illustrazioni di Fukio Mitsuji. Ecco, vediamo se c'è un manuale dentro. No, perché è americano. Gli americani queste robe non le capivano. Beh, no, le facevano, ma non con la stessa cura, non con la stessa amore maniacale delle forme e delle dimensioni che i giapponesi hanno sempre messo nel loro packaging. Comunque. E quindi in pratica sarà un manuale di Fukio Mitsuji, presentato come un manuale di un videogioco con tutto un packaging intorno, quindi con una scatola di cartone e tutto, un libretto piccolo, è una roba che leggete prima di andare a dormire, lo iniziate e lo finite, una roba molto piccola, ma come è un piccolo breviario di game design, o anche, io lo trovo, l'ho già letto tutto e l'ho già divorato ovviamente. È piaciuto anche a Mugoman, guarda, idea bellissima. Grande, ciao Mugoman. No, è bello perché parla di videogiochi, ma parla anche di inseguire i sogni, parla di che senso ha inseguire i sogni, insomma c'è una grande saggezza, l'amore che noi vediamo nei suoi videogiochi traspare anche lì dentro. Ora, cosa ci ferma dal pubblicarlo domani? Beh, intanto che dobbiamo scrivere la prefazione. Esatto. Quindi questo dobbiamo fare assolutamente, ma lo vogliamo fare bene. E poi dell'altro che però è presto per annunciare, ma sappiate che è una roba matta. Sappiate che c'è una roba matta in più che non vi stiamo dicendo. Quindi questo è quanto. Come qualcuno ha detto giustamente, l'avete annunciato per la prima volta 2 anni fa. Sì, anche di più. Anche di più. Saranno stati 4. Eravamo su Hitbox, non su Twitch. Quindi 4. Esatto. Però allora lo fate in digitale. Non possiamo farlo in digitale. Va bene. Quello che abbiamo in mente non si può fare in digitale. Grazie per l'abbonamento, Barry. Barry83. Quindi cosa giochiamo adesso? Allora, è il momento Super Daddy. Sì, secondo me sì. Vediamo la scaletta. Cosa sì. No, prima mettiamo un gioco a random che non mi ricordo solamente com'è. Che è Storming Party. È un gioco che ha fatto lui. È tipo Commando, Storming Party. Sì, dovrebbe essere tipo Commando. Cazzo, come fai a ricordarti sta roba? Storming Party. Noto anche come Rikukai Saikotsu. La pure verticale, cosa vuoi di più? È verticale con il bezzellone. Il bezzellone con il dithering, che guarda come viene quando lo fai lì. Sì, vabbè, è un... Dici tu, cosa c'entra sta roba con NTJ? Niente, però gli abbiamo detto, Cicciu, vabbè Bubble Bob, vabbè tutto, ma... Qua la gente gli piace di sparà. Io vedo però non c'è... Ah, NTJ, cioè, eccolo, è tipo l'ottavo in... Si gioca in 2 o da soli? Mi sa che only one player, vai. Beh, vai che tu sei il nostro comando e cammini sulle acque. No, non è... È proprio comando un po' brutto anche se vuoi, ma d'altro canto ad agampà. Ma sei sicuro che non puoi entrare? Prova a mettere un credito, a premere 2, no, eh? No, no, c'è scritto proprio one player only. Ma che costava? Cioè, ci stava, eh? Allora, Alban sa una bella domanda, vediamo che la trovo più in alto. Però c'è anche del... La famiglia di MTJ ne ha conoscenza? Assolutamente no, no. Non abbiamo nessun modo di contattarla, non abbiamo assolutamente modo di parlare con loro, anche perché non è esattamente che MTJ prendi l'elicottero. Non si sa niente della famiglia MTJ, non si sa niente di niente. Considerate che quando è mancato MTJ, cioè sui forum della gente che ha lavorato con lui, ha detto ah sì, ho lavorato con lui, mi dispiace tantissimo, ho fatto... sapete che ha lavorato anche a questo gioco, e tipo era venuto fuori Omega Fighter dell'UPL. Tipo, boh, la gente non si sapeva niente. E ogni anno salta fuori, ah sì, in Tinkle Pit ha lavorato e nei credits, ma non si sa esattamente cosa ha fatto. Un gioco di Namco del 94. E poi è quello che fare. Col cittino. Quello che col cheat vengono fuori i credits, vengono fuori i suoi credits. Potrei quasi provarlo domani mattina. Potresti. Comunque, non è un brutto comando. No, non è neanche un bel comando, ma insomma, neanche comando non è più un bellissimo comando a rigiocarlo oggi, Comunque, no, la famiglia di Fukio Mitsuji non ne sa niente e
sono pronto a scommettere quello che volete che non esiste. Che non esiste, no, che non... non se ne accorgerà neanche, ma noi vorremmo tantissimo che se ne accorgessero, perché boh, io se qualcuno facesse un tributo simile a mio padre, a mio nonno, sarei commosso. Ma ti dirò di più, se la famiglia Fukuyo Mitsuji ci volesse fare causa, saremmo felici di accettarla solo per entrare in contatto con loro e farci sentire dire vaffancuore. Esatto, anche perché tra l'altro è inutile dire, il progetto lo stiamo facendo con il solito scopo di laido lucro capitalista, sì, di Kenobisbo, sì, sì, ossia per non guadagnarci per un andarci, cazzo, possibilmente per andarci in perdita, certo. Sì, no, beh, più che altro, qual è, Andrea Babic, la tua idea per diventare ricco? Vuoi fare un piccolo manualetto di Fukuyo Mitsuji, di un sì, giapponese morto 11 anni fa che non si caga nessuno? Ecco, questa è la nostra idea di diventare ricchi. Ma in realtà, secondo me, la cosa affascinante di Fukuyo Mitsuji è la discrasia, che penso sia una parola sbagliata, la vaffancuore, la totale lontananza tra la sua fama e quello che ha fatto. Cioè, questo ha fatto Bubble Bob e Rainbow Islands, non è esattamente... Ma che succede? Fa tipo dei salti strani. Devo dire che è veramente brutto, posso dire? Sì, ma non sì, ti offendi, ma fa proprio cagare. Sembra Frontline, sempre di Taito, ma dell'83, senza il dial per ruotare e con tantissima merda. Grazie al Codolo per il follow, che lo so, ma questi sono giochi che vaffanculo. Sono giochi che vaffanculo. Scusa, ma adesso però un attimo di fastidio, adesso volevo Fukuyo. Vedi che si insiste. L'hai fatto con la mano sinistra questo però, Fukuyo. Noi vogliamo diventare ricchi dentro Silver Drucker, è esattamente così. Mamma mia, guarda, ciao, come Brooke, come muore malissimo, come cammina. Ma poi cos'è, scusami, quello lì è un uomo sdraiato su un carro armato? Chi? Questo qua, ah no, è una postazione mobile su cingoli. Mi sembrava tipo una sdraio da mare. L'ho colpito, basta. Infatti ho vinto. Beh, sono riapparso, è rottissimo sto gioco. Anche la musica è rottissima, tra l'altro, ma forse è proprio rotta. E il Codolo si abbona, cioè il Codolo vede il canale, vede questo gioco. Normalmente giochiamo anche a roba più bella, ma questa quasi sera... quasi sempre, direi. Stiamo facendo... No, non sempre. No, no. Ma questa sera stiamo facendo un tributo a Fukuyo Mitsuji. Diciamo che mentre fai un tributo a qualcuno dei giochi che puoi mostrare, non mostri questo. Ma noi sì, perché lo vogliamo in maniera olistica, completa. Sì, noi stiamo cercando la sua... negli anni, anche insieme alla chat, insieme alla community di Kenobisbotch, stiamo cercando di ritracciare l'impronta di Fukuyo Mitsuji, autore di Bubble Bobble, nella storia dei videogiochi. Questa, anche questa è la sua impronta. Questa è un'impronta che prima aveva pestato. Vabbè, insomma, succede. Cioè, anche perché comunque, appunto, come diceva poco fa Babic, sì, ha fatto Bubble Bobble e Rainbow Islands e Sivalion, eccetera, ma è anche stato all'interno di tantissimi giochi, ha collaborato, ha curato qualcosa. Sapete, era Taito e Tengen e quant'altro nel 1984, 85, 86. T'ho colpito! Vabbè, basta, toglimi sta roba. OT Violento, dai, le chiede, ma Bubble Bobble per PC Engine quando uscirà? Vedi che c'è... lo scrive Aladar, non lo so, perché Aladar è una persona che fa veramente, segue i suoi ritmi, quindi potrebbe essere domani, non lo so, potrebbe essere mai, quindi veramente you never know. Allora, adesso si parla di... oh, è il momento di Super Derby. Oh, allora, finalmente. Questo, raga, è una roba... questa è una roba particolare perché è un gioco che è stato emulato dal MAME 215, che è uscito il 29 ottobre del 2019, quindi veramente da poco. Super Dead Heat, eccolo, guardalo qua. Per le parole, secondo la parola di Hayes, e mi fido anche se magari si sbaglia, ma non credo, Hayes, uno dei massimi curatori del MAME, è l'unico gioco a 4 schermi emulato dal MAME. Quindi questi quattro segmenti, non segmenti, come dice, questi quattro riquadri che vedete, non so, qui li vedete come quattro riquadri, ma in sala giochi erano orizzontali ed erano quattro tubi catodici affiancati, uno di fronte all'altro, al quadrato, a raggiera. Pesava come un Mercedes vero. Ma giusto, chiede di chi fosse il gioco, il comando brutto, Frontline, che abbiamo appena giocato. Di Fukuyo Mitsuji, sì, di Taito. Era 86, quindi lui aveva finito di fare Bubble Bobble e probabilmente stava facendo Rainbow Islands. E ha detto, fai questo, oppure lavora anche a questo. Allora, questo qua, Super Dedita, appare in un livello di Bubble Bobble. Avete presente le città
illustrazioni blocchettose di Bubble Bobble c'è la macchinina con scritto Dead Hit, se non sbaglio. Dead Hit. Ed è effettivamente questo gioco, che è il primo gioco in cui Fukemitsu, è il primo gioco di Fukemitsuji in realtà, apparentemente. Considerate che Fukemitsuji in realtà ha scoperto i videogiochi, stando alle interviste, nell'82 con Xevious, quindi non è uno che stava giocando a Space Invaders, probabilmente l'avrà giocato, ma sì, il gioco che lo ha folgorato è Xevious 82. Quindi eccolo qui nell'85 con questo gioco assurdo. Non è assurdo solo per i 4 tubi catodici, che già comunque, che già era massiccio. Ai 4 tubi catodici si associavano 4 volanti. Infatti vedete che i due schermi superiori sono invertiti. Perché? Perché dovete immaginare un cocktail table, il piatto con le persone messe attorno con questa grande socialità, come succedeva già in alcuni vecchi racing overhead di Atari. In realtà questo gioco non è altro che un plagione on steroids dei vecchi Sprint 1, Sprint 2, Sprint 0, Sprint 4, Sprint 8. Ma la cosa importante, come dicevo prima, è che questo gioco viene realizzato prima di del Super remake Sprint, che è Super Sprint. E poi quindi anche ovviamente di Championship Sprint. Esattamente. Quindi direi di cominciare. Dai. Allora, ci ho messo 20 anni per configurare sta roba. Non so se si sente l'audio. Sì, è molto basso. Adesso lo alziamo anche per noi. E alzo un po' l'audio di qua. Aspetta, non hai focus, inutile che premi. Vediamo un po' com'è. Alla peggio lo alziamo di nuovo. E aspetta. Sentite qualcosa di audio? Poi adesso, vabbè, questo è... Oh, è da quanto è emulato? Da un paio di mesi, dal 29 ottobre. Pensate, la grandezza del MAME è anche questa, questo gioco. Ma perché è rarissimo il gioco di per sé, perché non tanta gente si è tenuta 35 anni dopo un cassone con 4 schermi rotti, probabilmente. Ci è voluto tantissimo per damparlo. Poi anche quando è stato dampato ci sono voluti un po' di mesi, ovviamente, per poi il deployaggio su MAME. Ciao Don Kale e Volpz che inizia a seguire il canale. Dai, celebrate Don Kale, che è uno che con il MAME ha fatto robe UFO, quindi è uno di loro, ma anche uno di noi. Altra cosa fighissima: ogni quadrante può scegliere il suo pezzo di pista. Quindi, se tu ti muovi a sinistra o a destra, ficata! Puoi scegliere come comporre la pista. Ed è una composizione praticamente. Ma è bellissima questa cosa! È una composizione corale che si fa insieme. Se giochi in quattro, ognuno sceglie la sua parte di pista. Allora, ti ho messo l'acceleratore sul primo tasto, sì, e la marcia sul secondo tasto. Ora sei in marcia alta. Tu sei il verde. Okay, ce l'ho. Io sono il rosso. Ho cercato di tunare meglio che potevo i controlli, ma ovviamente erano controlli analogici, quindi non è semplicissimo. Sarebbe da configurare 4 volanti e giocarci con 4 schermi. Ho preso l'abbrivio perché sono in marcia bassa, vaffanculo. Sai che conviene quasi stare in marcia bassa, tranne che nei rettilini? Ovviamente non avere la marcia fisica è un palo nel culo. Che è successo? Io sono terzo! Io quarto! Vabbè. Quindi no, tu... aspetta! Sì. No! E sia, tu sei quello. Io 25-43, tu 25-26, sì. Sì. Tune up. Possiamo tunarci. Io posso tunare solamente... No, quello che... Io prendo... Suspension. Super grip, anch'io. Hai visto? Suspension. Va bene. Non ho capito qual è il com'è tasto. Com'è l'audio? Devi premere start per andare avanti. Diteci com'è l'audio. Io la scelgo ancora facile. Io cambio pista, prendo questa. Questo bastardissima. Ma perché? Devi giocarci tu dopo, però. Vai, così. Va bene, premi start. Tienilo premuto, proprio. Ok. Controllo in che marcia alziamo 6. Leggermente, aspetta, alziamo leggermente, lo alzo a cannone, vai. E non sì, abbiamo metto il focus. Focus mortale. Vai. Chi sono io? Io sono il rosso, sì. Ubriaco completamente, la macchina si ribalta. Tra l'altro ho già curiosato all'interno degli asset grafici del gioco e ci sono tutte le firme degli sviluppatori, tipo firme, compresa quella di Fukemitsuji. Immagino che succeda se finisci il gioco. Dio mio, se è difficile. Tanto abbiamo il continuo. Però infinito. È fico. È fico. Pensa a giocare, cioè bisognerebbe settare bene. Oh! Ma che oh! Che è successo? Come quarto? E come terzo? Non stiamo capendo molto.
L'audio è, adesso è al massimo di come potrebbe essere, quindi è non basso. Non posso pensarlo da qua. No, ha già fatto. Ah, come mai era così di su? Aspetta, allora aspetta, metti un secondo in pausa che adesso scoppiano le orecchie alla vorrei gente. Vorrei mettere in pausa, ma funziona. Ok, vediamo. Adesso dovrebbe essere una roba sensata. Vado? Gli schermi erano tipo a tavolo. Sì, Karsten. Ah, sì. Era un... era di fatto un cocktail table. Sì. Sei in low. Senti che rumba! Tra l'altro musiche mi sembra di Isayoshi Ogura, quello di Ninja Warriors, anche se si sente più il casino che non... Ma perché c'è uno che va in direzione opposta? È l'anarchico! Io mi sto incastrando in malo modo. Perché stanno in direzione opposta? C'è qualcosa che mi sfugge? Sono esploso! Anch'io! Sono riapparso però. È bello però, questo è... Ovviamente il MAME ci permette di rivederli, ma... Avremmo, per capirli realmente, dovremmo avere gli spinner dell'epoca, dovremmo avere... I volanti. I volanti. Cosa succede? Mi hanno buttato a fanculo! Aspetta che abbasso un po' l'audio nostro a questo punto. I massi, rotolavano i massi. Sì, sì, erano massi. Prendiamo qualcosa di facile. Non c'è più dato da scegliere le cose, però, hai notato? No, perché secondo me abbiamo fatto cagare. Ah, forse per quello. Va bene. Com'è l'audio? Vi va bene l'audio? Vi piace? Comunque la marcia, secondo me, la dobbiamo tirare nei rettilinei e basta, perché se proprio curvare in marcia alta... Vai in testa a coda. Io non sto mai cambiando marcia. Svelo questo segreto e sto controllando la cosa abbastanza bene. Se guardi non è che loro siano molto più... Ma chi è sto coglione che va in senso opposto? Mi fa impazzire. Che è sto coglione? Oh, ma che cazzo. Adesso sto andando benissimo. Questo circuito... Basta, levate dal cazzo. Ho preso anche una P, te lo dico. Ho preso anche dei pneumatici. Ho preso un'altra P. Sto finendo sulle montagne, sui monti con Annette. Con Nanette. Un film porno. Allora... Dai. Ma dai. Chi è quello che va lì indietro veramente? Cioè, chi è quel monaco? Secondo me, siccome non sta giocando nessun player umano, i cazzi. Ma i cazzi veramente. Come brazzi. I cazzi come brazzi. Ci siamo quasi. Ma primo! Ho giocato e io benissimo. Terzo. Comunque fico. Mancano ancora, senti, lo finiamo, mancano 4 5 6 7 e final. Certo. Dai, finiamolo. Io tengo quello che ho. Confermateci che l'audio sia buono. Comunque sta roba di fare i... Che figa è sta roba di fare il tuo quadrante. È un'ideona di game design fantastica. Cazzo, lì c'è una un momento difficile. Dio boh. Ah, quello è un ponticello. Qua al computer ci danno della birra notevole. Sì, sì, la birra Fabio. E qua devi cominciare a usare la macchina. E quando usi a marcia alta su cazzo, te lo dico, Però sul rettilineo qua devi andare in marcia alta. Cosa che non sto facendo. E poi lo faccio e me ne vado a fanculo in acqua! Bravissimo. Vai via! Stronzo! E qua niente, ubriaco. Hai visto come si spaccano i bordi pista? Però guarda che il fare la pista è cooperativa, un'idea della Madonna. Vabbè, che allora andrebbe io recuperata oggi. Immagino che qualcuno... Guarda le scorciatoie, che bello. Immagino che qualcuno l'abbia fatto, A me non viene in mente niente. Ogni tanto si inchioppa, ma d'altro canto ricordiamo che sono praticamente quattro PCB collegate, quindi o almeno credo, non ho guardato i settaggi. Ho una PCB con quattro, mi sembra strano. A me no. Pensa che sia una PCB, no, sono in acqua. No, continuiamo. No, si può? No, vediamo se ci sono i cittini. Non ci saranno mai, Mi pare un po' presto. Sì. Perché... Deep switches. CPU keeps collected upgrade. Between races. No, ma muori. Round skip. With select buttons. Ah.
interessante. Ci sono dei deep switch notevoli, eh. Irrespective of joining in halfway, game over after final. All races playable. Ecco. Qualsiasi cosa voglia dire, va bene. Vai. Language, probabilmente il Japanese non credo che funzioni, ma prova. Prova, va bene. Fai il resettone. Stiamo provando, Per adesso sta andando. Ciao, anzi, buonasera, facciamo, belli facciamo bellissimi. Una cosa, scusa. Guardiamo effettivamente cosa usa Game Information. Dov'è Game? Machine Information. Allora, Super Dead Hit usa un... Bravo, hai ragione tu. Un Motorola 68000 8 MHz, 2Z80 4 MHz, più i Digital Audio Chip, 2 Yamaha 2203 e 2 Yamaha 2149. Uno PN e un SSG. A mappe, devo. Più 4 schermi, ognuno con 256x224 no, di risoluzione. Bene, vediamo un attimo. In giapponese. Vediamo se anche l'audio in giapponese, sono curioso. Vai. No, l'audio non in giapponese. La cosa interessante è che però esiste, perché è documentata su Nico Nico Video, forse anche su YouTube, esiste l'audio in giapponese. Esiste una versione con l'audio in giapponese, quindi sarcazzo. Babich, che Joy Arcade hai? È un joystick che ci... Siamo in marcia alta. È un joystick che ci ha regalato il buon Waride. Accelero. Che era un arcade stick per Xbox 360. E chi è primo? Io! Elan. Interested to see how this will work. The Fang Devilon. Yeah, this is very interesting actually. Engine unit, ma dobbiamo... non abbiamo il choose level? Ah, sarcazzo. Questo. Che jingolino! Questo gioco, Salvatore Rossito, si chiama Super Dead Hit. Emulato da ottobre sul MAME, quindi è uscito a fine ottobre sul MAME, quindi è un gioco abbastanza... cioè, è nuovissimo in sostanza, anche se è dell'85, ed è un gioco di Fukio Mitsuji, il primo gioco, se non mi sbaglio, di Fukio Mitsuji come game designer. Quindi, visto che stiamo celebrando il genio dell'autore di Bubble Bobble, vediamolo alle prese con Something Different, ricordiamolo, prima di Super Sprint. Cazzo, si può dire... può dire in TV. Ulla, mi sono fatto del male. Io sono quarto, volevo dirtelo. E io secondo. Non capisco come funziona il gol, perché non è il gol fisico, è qualcos'altro. Sì, anch'io non... Io tengo le piste di default. Io metto il fango. Tanto io sono sempre uno che va... devo sempre scrivere cosa mi schiaccia le start. Second race. Bellissimo, la roba a testa in giù sopra è fantastica. I power up sono bubble bubble totale, dice X. Beh, se tanto mi dà tanto, lui ha messo, Fabio ha scelto giustamente quella con l'acqua perché gli piace soffrire. Ma tanto che si rompe il muro. Sì. E si creano delle scorciatoie, mi sono schiantato contro un masso. Si creano delle scorciatoie, ma anche tante madonne, se posso dire. Ho preso una ticket. Non so cos'è! Sono morto. Io sto facendo cagare. Ah, ma perché? Fare cagare. Guarda come mi ha buttato la macchina che si rotola. Sai cos'è? È quasi Capcom sto gioco. Mi ricorda molto F1 Dream. Sì, buttatemi a fanculo. Ma possiamo tarare un attimino? Si è fermato per un attimo. Sì, si ferma ogni tanto. Ho visto sta cosa e non so perché, visto che hai il computer della NASA. Ma c'è il continuo, io l'ho visto. Se noi premiamo adesso. L'ultimo che arriva ferma il tempo, ci spiega Justin Mio, grazie mille. Però direi che potrebbe essere il momento di passare al prossimo gioco. Sì, soffro perché lo vorrei giocare fino a finirlo, perché vi mostro solo questa cosa, così brutalmente. Andiamo dentro nei settaggi del MAME e vedete che questi sono i blocchi grafici del gioco. E qui ci sono... vedete in mezzo Fukio Mitsuji, scritto proprio software
Junti S, hardware, Kawagami, MTJ 1985, cioè gli piaceva proprio mettersela. Questi sono i banchi grafici dei giochi guardati in maniera sound. Hisayoshi Ogura, infatti, il cabinet di Tetsuo Hirata e i Watashi Yamaguchi, nomi inventati, instruction di Ciccio Pasticcio. E poi andando avanti avevo proprio trovato, vedete, vai, questo è il game over. Nel frattempo siamo a 335 a guardare i tile di un gioco dell'85. Questo, ecco qua, queste sono le firme, vedi che ci sono le firme. Qua bisognerebbe con pazienza ricostruirsi le firme. C'è tutta una scritta lunghissima. Allora aspetta, disease to sarcazzo. You have, devi guardare da lontano, ma è che sono sfasate un po', no, vedi? Super player, la mona e tu qualcosa. Score... Achieved. Ah, i messaggi segreti di esoterismo totale, sì, esatto. Taito 1985. Molto bello. Ma abbiamo esoterismo molto più spinto questa sera. Mamma mia, è il momento di quell'esoterismo. Sì, facciamo vedere Sivalion prima. Sivalion. Allora, nelle interviste Mizuchi dice che dopo aver fatto Rainbow Islands aveva in cantiere una roba a cui teneva molto. No, devi mettere però il secondo, USA, perché Japan non si capisce un cazzo. Metti USA PS2 Taito Legends. Esatto. Ok. Perché praticamente queste sono delle ROM recuperate dentro la collection giapponese di Taito Legends. Sivalion. Sivalion è un altro gioco praticamente ingiocabile senza la trackball, altro gioco strambo. Quindi alla fine il nostro Mitsuji era abbastanza, cioè, classic game alla Bubble Bobble. Sivalion. Wow. Ma anche giochi matti con hardware buffo, e questo è abbastanza buffo, Basic Series direi. Ah, praticamente tu giocavi con la trackball in sala giochi e comandavi questo simpatico draghetto. Questo drago qua, che ricorda un po', vi potrebbe ricordare Saint Dragon e altri famosi draghi della storia dei videogiochi, ma in realtà è tutto matto, perché si comandava con una trackball, quindi era molto analogico. Io sto comandando con il joystick, quindi, cioè, input digitale. Sì, mi sono settato la sensibilità in maniera sensata, ma comunque questi guarda che tile meccanici bellissimi. C'è anche del Baraduke, se posso dirla. Sì, è vero. Puoi dire. Ok, Baraduke, un gioco musica bellissima qua. Un gioco apprezzato. Beh, di nuovo Ogura, Aia, guarda la coda ferita. La coda ferita del drago. Simpatico come la merda, poveretto, come drago. Dopo Bubble Bobble non è facile fare un altro drago, e lui ha pensato bene di fare un drago cattivo, cioè con una faccia cattiva, che in realtà è una stronata. Però è fichissimo. È fichissimo. Stai attentissimo. Un po' di volume per la musica, scusami un secondo, te lo ne do un po'. Perché... Sarà di nuovo quella gag lì, eh? Dai focus? No, era una stranezza di quello. Non è un twin stick shooter, vero con Pelo Crespo. Tra l'altro, ho visto la tua domanda prima, vero con Pelo Crespo. Quello è un progetto per il quale bisogna citofonare a Fossetti. Ma io e Fossetti ne stiamo parlando e stiamo. E faremo cose. Allora, tu se tieni la fiamma sempre su. Se tieni la fiamma sempre premuta, la fiamma si scarica, quindi è una merda. Invece tu devi tenere la fiamma un pochino. C'è anche l'indicatore sotto. Esatto. Lui si sta arrossando, esplode in un tripudio di micette. Io prendo un sacco di... A me fa morire comunque come ogni gioco di Fukio Mitsuji abbia dei dettagli minuscoli bellissimi. Ah, questo è bellissimo, che ha un sacco di narrativa in mezzo al gioco e ti dice cose assurde. Congratulations, you clear screen one. If you waste your frame, it's suicide. Use only when needed is the trick. Is the trick. Light blue shining very... Yoda. Esatto, is indestructible. But your flames will temporarily shrink some enemies. Use it wisely and move ahead. Beh, gran bel campo stellare. Quindi queste specie di robe che sembrano quasi dei bonus scintillanti di blu, in realtà sono nemici indistruttibili. E comunque c'è un motivo preciso se vi stiamo mostrando questo Sivalion, sì, perché questa è forse la serata più esoterica che abbiamo fatto, sì, della storia di Kenobi Switch. Beh, no, più di quella delle UPL. Beh sì, perché stiamo andando a scavare della roba un po' stronza. Cioè, un po' stronza, in realtà è accessibile a chiunque, basta avere la voglia di configurare Super Dead Hit con la sensibilità giusta. Secondo me potevo tunare meglio, l'avevo tunata un po', ma era ancora troppo sensibile, o no? Sì, secondo me sì, però... Questo invece l'ho tunato molto meglio, intanto sta però. Ah! Warning! Boom! Neanche detto.
E anche questo è un gioco con una fraccata di ending, un gioco matto matto matto, quindi ancora una volta Celebrate the Mitsuji Love. Vai via. Ed è, tra l'altro, fa parte del cosmo, della cosmogonia di Darius, tanto che poi troviamo Mitsuji alle prese anche con lo sviluppo di Darius 2 a tre schermi. Oh, tu che hai fatto quel bel gioco a quattro schermi, adesso ce fai pure Darius 2 a tre schermi, grazie. Ma che cos'è? È uno di quei mostri di Bubble Bobble che salta. Tucano. È un tucano che salta, il famoso... Aia, sta buono! Che dolore! Game over. Che stile di grafico totale. Dove mi fai cominciare? Vediamo se è stronzo. No. Che male che gli fai così. Hai trovato sweet spot. Sì, ma ho finito. It's suicide! It's suicide, guys! È molto difficile prendere diagonali, ovviamente, a 360 gradi con il, senza averla track. G. Darius introduced the Fund Devilon to the series. Beh, Darius era un... Ah, cool. G. Darius. Guarda quanto è Bubble Bobble, anche sì, quel sì, pulsantino di così. Ball. If you come this far, you know now that the orange balls appear and as you go on killing the enemy and will be double your score. Non mi ero assolutamente accorto. Quindi ti racconta come si gioca, una specie di manuale del gioco mentre giochi. Non è male. Che però avevi scelto l'opzione Learn as you play. Sì, ah, forse per quello. Veramente difficile da giocare senza track. Ma noi ci procuriamo una track. Allora, sì. Ti prego. Ma il problema è che io avevo cercato di... Perché le trackball quelle... Facciamola con un mouse all'incontrario, non so. No, allora... È che... Allora, capiamo. Non basta avere una trackball di quelle della Logitech di adesso, giusto? Perché? Perché no? Ma perché non scorrono? Le trackball erano fatte per essere rullate, no? Sì. Come non scorrono? Sono fisse. E se fai così, si muove e si ferma subito. C'è anche un po' di camel drive in tutto questo. Non mi stupirei se sotto sotto... Quando mi sbatto di coglioni. Qua veramente non avere... La gradazione analogica della trackball è suffering, eh? Guarda come trema il povero Drago. Serve una trackball stile Chris al Castle. Sì, le avevo cercate, Andrea. E ci sono delle trackball arcade, ma non sono USB. Cioè devi craftarti tu un controllerone. No, in realtà è una roba che sa da fare. Ah, questo, aspetta, questo qua, questo di un altro gioco di Taito. E di un gioco dell'MSX che si chiama Xizolog, se non mi sbaglio. Comunque l'ho già visto questo boss. Qualcuno forse è esperto di MSX può aiutarmi, mentre io lo chiappetto così. Sta roba della fiamma è veramente stronza. E adesso? E a chi adesso dove adesso? Vai? Boh! Provare col mouse è difficile fare il movimento rotelloso con il mouse. Si può, eh? Io ho giocato Marble Madness col mouse facendo così male, faticoso. Esatto. Allora, Basic Series is almost ending. Go at it. If you're aiming for high score, the best is to reach the goal fast without damage. Ma va? But it's too hasty and loose and your reserve is not used. Allora, that's just speed depending. Watch it. Vabbè, quanti consigli ci dà MTJ? Sembra molto scritto di suo pugno. Ricordano un po' le sue... Ma allora, Don Kill dice, io ce l'ho una trackball USB, ma è una trackball arcade o è una trackball qualunque della Logitech o equivalenti? Umberto equivalente. Senti la musica. Che musica bellissima. Ta ta ta. Tipico di Mario Show. Guarda che sono quelli di prima, salterini e mappi verticoli. Ah! Ma questo pezzo qua ha un breakdown bellissimo. Fatando. Eccolo qua. Musichissimo. Ovviamente questo gioco ha avuto un successo nullo. Esiste per Super NES ed esiste per Sharp X68000. E lo Sharp X68000 presto diventerà molto importante in questa puntata. Esattamente. Fatemi fare ancora la fine a sto sì, punto. Chetto, questo sì, questo è un sistema arcade, era sala giochi. Sì, ma esiste anche per appunto Super NES e quello si gioca in maniera più digitale. Potremmo quasi mettere qui. Oh, la miseria! E là, è il boss di... Aiuto! Questo mi rompe. Mi rompe, ma io continuo e non demoro. Perché sì. Ti ricorda il Fantadrago di Neverending Story, ma è incazzato come una biscia, aggiungerei io. Ehi, Cicciù! Considerate che io
nello stare immobili in una direzione ortogonale e anche financo diagonale. Finanche i diagonali sono facilitato dalle otto direzioni, ma non sono facilitato in tante altre cose, tipo in schivare. Ah, il MAME emula rozzamente qualunque tipo di input analogico. Chi ha detto questo? Don Kyle. Se lo dice lui mi fido. Cioè, quindi se io, per intenderci, Don Kyle, se io prendo uno spinner, recupero uno spinner arcade e ci faccio un'interfaccia, il MAME me lo emula male. Mi stai dicendo questo? In quale senso? You cleared congratulations, at last you are the last screen of the basic series. In the end of the screen there is a huge enemy mecha. Vai! Maiuscolo. Waiting for you, who controls this entire base. Se lo uccidi, il tuo dovere è completato per adesso. Spero che tu faccia un buon ritorno. Ed è Mitsuji che parla, è palese sta cosa. È interessante che, se non mi sbaglio, la versione che stiamo giocando, essendo che è stata presa dalle... Titan Legends, forse ha un testo che è stato rifinito in seguito, per cui potrebbe essere che... Anche perché Mitsuji ha fatto delle cose per le Titan Legends per PS2, adesso che ha fatto quell'intervista famosa che poi ancora si trova su YouTube in altri vari posti, in cui appunto c'è la famosa citazione di non mi interessa essere un albero quando posso essere un albero, piantare esatto, alberi, non posso fare il giardiniere che li pianta, quindi rispetto. Chissà se ha fatto cose. Stai spaccando questo livello. Attenzione, l'ha detto. È il gufo! È il gufon! Ma perché lo stai facendo? È che veramente la trackball è protagonista nel gioco. Cioè il level design, tutto quanto è fatto. Questo gioco ha otto direzioni. Ecco il mecha, huge mecha, vai. Ammazza, bello il mecha. Ma che è? Che strano, è un super ciclope. Bello, però c'è è un po' disturbing. Tutto il gioco secondo me è un po' disturbing. Cioè tutto... Non mi arrendo, lo finisco. Mecha from Wonder Boy 3 sì, from Monster World, anche a me ricordava quello, ricorda quello anche, del livello anche quello di Wonder Boy. Cioè ricorda, questo sembra il nemico del primo Wonder Boy, il primo nemico, il ciclope quello, alla fine del quarto round. Esatto. È uno huge mecha. I'm hoping for your safe return, Andrea. The Fungus Devilon, where are you watching from? I don't remember. Maledetto! Almost dead. E dead. Ah, quindi te lo teneva. Sì, proprio gentilissimo. Super flop. Un gioco che non ha avuto assolutamente successo e probabilmente fonte degli screzi che hanno portato Fukuyo Mitsuji lontano da Taito, anche se in realtà lui aveva detto che aveva già in mente Bubble Bobble 3, ma non so. Congratulations, you're now a top pilot of Cyvalion and built up the answer basic series of combat simulation. Today let's start for real combat with courage and pride. Yes. E se ne va nel tramonto spaziale che non c'è, lasciandoci una scia di morte e distruzione dietro sé. Bello. The Fang the Devil ci sta seguendo da from the UK and I'll be coming soon to the UK. I have a show lined up in Sheffield and another one in Liverpool. So game design Fukuyo Mitsuji e lui with mecha design assortiti in basso. Quindi questo è alto 25 metri. Sì, pesa 525 tonnellate. Minchia. Beh, non l'hai detto, eh. Armax 650 tonnellate, ma guarda, questi sono i suoi collaboratori, Ichiro Fujisue c'è anche in Bubble Bobble, il punto F, no? Xixolog! Ah, l'ho detto io che era di Xixolog, l'ho detto! E allora, sono sul pezzo! Zunta, il sound di Zuntata, OGR ovviamente. Musica composta però da Yasuhisa Watanabe. Realizzo adesso che in realtà forse è Alley's Comet, il primo gioco di Mitsuji. Eccolo qua, Gatnizer, un altro bellissimo nome per un ha fatto figlio. Anche grafica, tra l'altro, MTG. Mitsuji, vabbè. This is a new concept game, where the course, enemy book stories and MTG changes how you play and depending on your skill. Move ahead further to challenge higher score and new... Ma è il momento it's di... It's a new concept game. Avete visto Cyvalion? Ma e perché ve l'abbiamo inflitto così? Perché? Perché? Perché c'è un gioco che si chiama Bubble Bobble che è uscito, adesso devi chiudere questo mame perché sennò si partono insieme. C'è un gioco, e far partire quello,
Esatto. C'è un altro MAME che abbiamo, che è il MAME completo, non l'Arcade 64 crippled che usiamo, ma un vero MAME completo, su cui noi... No. Aspetta. Ci sta pensando. Ha fatto anche prima a me sta cosa. Vabbè, intanto... tanto ce n'è da raccontare di quello che stiamo per mostrare. Sì, è solo che dobbiamo cancellare l'ini del MAME. Me l'ha fatto anche prima a me sta roba, un mistero. Il MAME Wii 64 che ci dà un problema. Cancellolini, sì, va bene. Cancellolini e sarà quel che sarà. Tranquillo. Cosa sta per succedere? Cancella quel MAME Wii ini o rinomina la hold. Va bene, lo elimino. Va bene. Ok, allora... Esiste Bubble Bobble per Sharp X68000, un computer molto molto apprezzabile. Adesso ovviamente probabilmente non ti troverà più le ROM, forse sì, vediamo. Devi cercare X68000 nella cosa lì. Ah, eccolo qua, non trovavo il search. Perché è molto piccolo. Allora, per Sharp X68000, eccolo lì, puoi schiacciare proprio lì, vediamo se va però. No, aspetta. Torna indietro. Se no stiamo facendo partire lo Sharp X68000. E basta, ok. Esatto, ti chiede di mettere dei dischetti. Va bene. Sì. È un casino, devi premere questo tasto qua. A questo punto puoi premere questo tasto qua. Va bene, okay. Devi andare su Software Items. Stiamo usando il MAME Super Full gattuto. Adesso seleziona in un posto qualsiasi. Cerchiamo Boob. Eccolo lì. Va, vediamo se parte, se no dobbiamo resettare directory. Vediamo. Oh, parte, quindi mettilo in full screen, esatto, mettici il gioco che si veda. Allora, ed è questo. E sta partendo lo Sharp X68000. Perché lo stiamo giocando? Vediamo se qualcuno l'ha già detto nel frattempo. Assolutamente no. Allora, questo vedete Bubble Bobble per X68000, ma Bubble Bobble per X68000 al suo interno, ecco, è arrivato l'ore che dice è arrivato quello che ne sa. Momento Sai Bublone, è proprio così. Nel frattempo siamo in 270, ciao Danilo, ciao Magiustra, ciao a tutti. Adesso Babic, fai la tua magia, perché questa è la versione di Bubble Bobble per X68000, che è tra l'altro, diciamolo, identica. Cioè, è esattamente identica, ma with a twist, perché scrivendo Sai Bublone, lì dove adesso non l'ho scritto perché sono stronzo. Speriamo di non dover configurare questo. No, fantastico. Allora, esiste la possibilità, che funziona una volta su tre, di, col save state che mi sono fatto in precedenza. Vai. Vediamo se funziona. Di sbloccare Sai Bublone, che è una specie di merge tra Saivellion e... Vediamo se va, adesso lo scopriamo prestissimo. È un merge tra Saivellion e Bubble Bobble. Ed era in pratica un cheat nascosto dentro Bubble Bobble per il 68000 che potevi attivare... E si trasformava in Sai Bublone, giusto? Esattamente. Quindi scrivendo, schiacciando due tasti, scrivendo Sai Bublone nel coso di apertura di Bubble Bobble, si accedeva a Sai Bublone, che è stato fatto con l'aiuto di MTJ, almeno questo dice la letteratura su internet. Quindi MTJ, tra l'altro, Perché sì, perché comunque c'è. Ed è un level design matto. Vediamo se funziona però. Adesso se non funziona dobbiamo rifar partire il save, ma dovrebbe essere agibile. Two players, vai. Yes! Funziona. Sentite l'audio? Sai Bublone was a hidden tribute to Bubble Bobble to Saivellion. To Saivellion. Basically is the graphic of Saivellion for Bubble Bobble, with the engine of Bubble Bobble, with new enemies and weird behaviors for stuff. For example, in this case the bubble speed is set to zero. In fact, you can say that the bubble seems still because they are. It is very important to cooperate. So let's cooperate. Ok, ti aiuto. Vaffanculo. Aspetta, stai qua. Dio. Mitsuji. Dio dei videogame e dell'immensità. E sono i cuccioli del drago che abbiamo appena visto. Devi farmi le bolle sotto là. Anche se in realtà li imbogliamo, va bene. It's very hard. It's like the advanced Bubble Bobble of Hell. But we can do it. Somehow. You can see. Ok, uno si è liberato, quindi comincia a inseguirci, a chasarci. Quindi questi Bubble Bobble, metà draghetti, metà draghi d'oro di Saivellion, tutto giusto. Ok, sono arrivato quassù. Dai, sono uno. Buone. Imbollo l'altro. Faccio delle bolle buone.
Prendi Catoblepa. No, qua non abbiamo collaborato bene. Adesso sì, invece collaboriamo. Boom. Ciliegie prodotti. La musica è bassa, sembra la stessa di Bubble Bobble. E noi l'alziamo proprio perché è la stessa di Bubble quella Bobble. Quella di Bubble Bobble è arrangiata come sei meglio. Sentirei che ci sono degli... Questo è difficilissimo subito. Guarda, poi le bolle vanno strane. Mottarello anche qui. Sono morto. Ho preso una cosa. Ho preso le bolle veloci, ma c'è il cattivo. C'è il cattivo che mi vuole killare. Tu hai killato qualcuno? Sì, ma... Mica tanto. Ah! Ah! Ma quello è il barone von Blubla di tu. Barone von Blubla, però fatto con uno sprite. Ma le bolle durano già 2 secondi, già da qua. Eh sì. Dio mio, che difficile. È una difficoltà, ragazzi, che non potete capire. Poi senza power up original game, perché sì. Bene, ne ho imbollato uno. Ma vai, Mona, cosa salti? Ma io continuo. Che brutto bello che è il draghetto di Sei Baglio. Ok, finito, ce l'abbiamo fatta. Vai, mamma mia, che duro che è. È durissimo. Non sono mai andato oltre questo stage da solo, quindi... Ora è Uncharted Territory. Tarara, tarara, senti il suono di... Qua dobbiamo assolutamente andare su. Fammi bolle. Ma le bolle fanno... Le bolle vanno giù. Peccato, perché quello sarebbe stato bello. Sembra fatto apposta per darti fastidio. Anche perché non possiamo finirlo. Salta lì, salta lì. Aspetta. Ah, stardo. Cioè, quelli non li prenderemo mai se non riusciamo ad andare là. Vai, salta lì. Salta picchio. Ci credo, ci credo. Vai, vai, io te le sparo. Non mi soddisfa. Provo io. Dai. Ma è una trollata. È una trollata. È una trollata. È la versione troll totale. Ma poi quelli di sotto come cazzo li becchiamo? Eh? È da sotto, da sopra. Ah, ce l'avevo quasi fatto, capito. Bisogna farsi una scaletta da qua. Ah. Vedi? Però in due è più facile. Aspetta. Vieni qua su. E poi lanciati verso sinistra e io ti farò la scaletta. Vai. Vai. Verso destra, scusa. Vai, vai, ah! Vai, 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 Paulino, vai, 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 vai. Niente. Niente. Che fail. Vieni, vieni di qua. Chi sono io? Hanno anche, sono uguali. Hai gli occhi rossi. Sì. Sei in... Ma se faccio così, tipo alla cazzo. Niente. Niente, bisogna cooperare. Cioè, da soli è impossibile. Spara bolle dalla colonna destra in direzione 6. Sono d'accordo, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo Fukio Mitsugi. Peccato, perché stava andando. Adesso, almeno li eliminasse tutti e due, sti cazzo dei baroni degli universitari. Il barone universitario von Bubba. Von Bubba, eccomi qua. Allora, dalla colonna viene a sparare. Aspetta, e... no! Sì, dimmi. Vai. Tu tieni premuto? E io tengo premuto, però. No. Sto sudando! Che frustration totale! Spara le bolle e salta, ci consigliano, grazie. Ah, vabbè, ma era che culo che faceva il furbo. Del facile humor. Dai, facile humor! Dai, ti odio, corso! Io devo stare qua. Sì, devi stare okay, là. Ok, ok, dai. Ci sei, ci credi. Salta anche, devi anche saltare. Devi pian pianino alzare il layer delle bolle in modo che io mi ammazzo contro il barone von Blubba. Hai capito la follia totale di sta roba? Cioè, tu devi... Man mano che io vado più in alto. Esatto, vai, falle. Era buona. Eccola. Vai. E adesso però non è finita. Adesso devo andare su di là. Non kissing, morire. Kissing. No, vai di pissing. Kissing. Pissing. Vai, grande.
Praticamente sono 99 livelli, ci no, mettiamo... no, sono 20. Sono 20, infatti se guardate ci danno un bonus alla fine di ogni stage che corrisponde ai bonus che cadono al livello 5, 6, 5, 10, 15, 20, 25, cribbio. Beh, qua è facile, basta andare di acqua. Vai di acqua, vai tranquillo che è una cazzata, sono già morto. La campanella! Prendi la campanella. L'ho presa, non so cosa fa, ma se la campanella come in Baburu Boburu è buona. Vai, morite in culo. Tutti da quanti. Solo non si può fare, no, chiaramente no. Ma mi domando quell'altro da solo come faceva. Ah, ma in realtà puoi usare l'acqua che pirla. Uccidi quello. Quello! E via! Panini! Uff! Che fatica! Quindi stiamo giocando alla versione più extreme di Bubble Bobble mai esistita. Beh, insomma, anche Bubble Bobble stesso lo è. Sono morto, ho provato a fare il... Il ciula! Ah no, c'è la stella di Davide dentro una di Dragon Ball, presto, di David Ball, vai! Prendilo, l'ho preso, non fa un cazzo, sì, mi fa sparare palle di fuoco, sono morto! Ma è bellissimo! Sì, sono morto, questo non è bello. Perché, soprattutto, non ho più le palle di fuoco, quindi è stato un peccato. È stata una grande occasione per fare... Fabio B fa una bella domanda, che dice, che non sono io... Perché ha gli sprite diversi da quelli che mi ricordavo? Perché questo non è Bubble Bobble, questo qua è... Saibublun, un incrocio tra... Oh, mi è finito lì, è un problema. No, adesso si libera e scende giù. Allora, questo qua è una versione strana di Bubble Bobble nascosta dentro il port per X68. La conversione, insomma, la vecchia, insomma. Ah, ma adesso non esce più da lì. Dio mio, che fastidio, muoro. Non riesco neanche ad andare più in qua di qua. Poi secondo me dobbiamo defatigarci con un po' di Kenobi Sboch Edition, sì, di... Aspetta, ma si sale di lì, ok? Sì, sto cercando anch'io, ma sono così veloci le bolle che faccio fatica. Dio mio, che fatica mortale! Ok, ho capito. Ok. Sì, ma devi farlo tu però. Questo è il problema. Bravissimo! Grande! E allora? Montarello. Quindi è canonico. È canonico, non è assolutamente una... Esattamente, è Bubble Stranding. Bisogna schiacciare il tasto Opt1, Shift e scrivere Saibublun nella schermata dei titoli di Bubble Bobble per Sharp X68000. E anche una fetta di culo, se capita. Quando che la prendo? Grande la pozione! C'è anche in Saibublun. Senti la musica. Infatti senti la musica che è arrangiata per... Vai che ce l'hai fatta. Tu prendi quelli. Festo. Perché di fatto è l'engine completo di Bubble Bobble. Solo perché, cioè, dietro sui 68000 c'era una versione perfetta di Bubble Bobble. Sì. E questo è un extra matto. Ma soprattutto questa cosa, la fatica assurda di far funzionare sta roba, è che in realtà adesso abbiamo il mame perfettamente. Vai a prendere Cell 9 di Atomic Runner o quella cosa lì, insomma. Ok, ho preso la super power bolla del dio. Sì, ma anche qua bisogna usare tipo scalettoni. Severi skill di bolle, di fare bolle nel nulla. Ce l'ho fatta, sono salito su, fammi le bolle. No. Avevo usato le mie severe skill di bollatore. Sì, ma qua stiamo parlando di hardcore e anche tu però sei caduto. Usa le tue severe skill di bollatore per bollare. Aspetta, vengo qua. Balla Billy, vado su, vai. Neanche volendo, cioè roba che moro. No, la riap che ero tutto bello, bello carichello. Ah! And remember that this was made by Dempa with the help of Fukio Mitsuji itself, says the internet. Not sure that it's true, but it really looks like Fukio Mitsuji had his fun. Fanculo! Oh, adesso che ho le bolle lente sarà più facile. Mi uccido direttamente con il mio barone von Bluba personale. Perché? Non è che dobbiamo finirlo, è per forza, perché io sto per strippare. No, no, è una roba... Ah, vai! Ho capito. Grande, adesso se muori è tristissimo. Adesso devi salire anche tu, perché sennò loro non vanno su. No! No! La bolla mi ha spinto giù, digrigno i denti, spacco le ossa a me stesso.
In realtà, se guardi, le bolle stanno ferme dove si posizionano, quindi in realtà... No! Non fare, credimi. Fai la bolla lì e non fare altro, credimi. Sto fermo? No, fai quello che ti sei, non voglio influenzarti, ma sappi che stanno per succedere delle cose bellissime con il mio arrivo lassù! I monti con Annette! Dai, ti sto aspettando... è saltato! Esatto! Ora devi uccidere l'altro, basta che ti butti giù con gentilezza. Al momento opportuno, calcola bene il timing. No, mi ha fatto la finta di corpo, il merda! Fukumitsuji, noi ti vogliamo bene e ti glorifichiamo, però questa è un po' una trollatas. Cioè, aveva inventato perfino il trolling, Fukumitsuji. Fukiami il Fuji direttamente. Dai! No, sono caduto. Vabbè, vado su io e scendi tu, allora, com'è? Guardalo, eh. Vai che io ti faccio le bolle e tu salta, ma devi saltare con fiducia. Grande, fiducia, devi avere fiducia. Ok, ci siamo scambiati. No! Incredibile! Attenzione, vallo uccidere, ti prego. Oh, e uno è andato. Adesso si tratta solo di far fuori questi due coglioni. Intanto abbiamo ancora perso. Sì, sono 20 livelli che valgono per 100 per un miliardo. Per l'odio, per la vita che ti instillano. Bene, adesso loro dovrebbero salire perché io salirò con te. E loro cominceranno a saltare come dei forsennati. E infatti saltano perché hanno paura della vita. Uno salta, l'altro no. No! Mi buttare giù! No! L'amicizia è il sale della vita! Voglia di bestemmiare, veramente voglia di cosce e di sigarette, come cantava il poeta! Ok, sono su. Guarda, lo farò con naturalezza. Okay? Vai. Dai, potevi usare quel momento. Sì. È stato bello. Grande! E io prendo tutti i bonus. E io salto. Ok, vediamo questo qua e poi giochiamo alla Kenobisbox Edition di Bubble Bobble. Dai, questa è una cazzata, dai. Vai su. resta giù che pare il bonus definitivo che spacca tutto, eh. Eccolo, è lui. Allora. È la scarpina. Sì. No, è il santo è veloce. Tutto il super, tutto il power up, tutto. Qua bisogna usare le bolle che vanno fuori dallo schermo e tornare su. Perché se non torni su, non riesci a fare il kiss. No, non dovevi venire su. Te l'ho detto che era una trappola. It's a trap. Fammi bolle qua, forse riusciamo. Bisogna andare su, esattamente. Trovare il buchetto in cui la bolla si infila e va su. Faccio obiezione di coscienza, Andrea. Cioè? Basta. Ha rotto il cazzo, veramente. No, come? Ma non puoi dire così, non ci posso credere. Tu non credi in Fukumitsuji, questa è la verità. Perché non vuoi fare il kissing? Non vuoi fare il rimming? Perché non vuoi fare il rimming? Cos'è il rimming? Non lo so. È molto peggio del kissing. Ma è peggio del Cleveland Steamer? È in zona. È letteralmente in zona. In quella zona lì. Va bene, ci arrendiamo. Ah! Bene, adesso devi solo settare. Devo solo settare la Kenobisbox Edition. Cazzo. Allora, perché ovviamente non l'abbiamo fatto, ma su questo hard drive che si chiama 800 Tera Drive, detto anche Masters of Terascasi, noi dovremmo avere qua dentro. Questo penso che sia il friulano. Te l'ho girata comunque, se vuoi la ROM ce l'ho a portata. Sarebbe gradevole, facciamo così, prendi la ROM. Trattala male. Esatto. Allora, facciamo... La ROM la chiamo Three Wonders, no? No, non la chiami Three Wonders. Vedete, cosa stanno facendo? Adesso arriviamo. Bubble Bobble, ecco, basta rinominare tua zia come underscore... perché poi lo vorrai a un certo punto. Sì. E adesso vai a prendere il file con la ROM. Tanti anni fa, quando ho cominciato a streamare su Hitbox, abbiamo fatto una nostra versione di Bubble Bobble, Bubble Bobble Kenobisbox Editions, che noi credevamo distrutta per sempre, ma in realtà non lo è stata perché banalmente è rimasta nella posta elettronica. Quindi siamo riusciti a recuperare il messaggio, che adesso non stai trovando ovviamente. Vabbè, ma... No, qui. No, scusami.
Allora cerco Andrea. Andrea Babi. Kenobi's Watch Bills, eccola lì. Lei. Eccolo qua. Allora prova la terza. Scaricale tutte e poi vediamo quella giusta. Potrebbe essere questa, vai. Praticamente abbiamo modificato il ronset di Bubble Bobble creando un nostro Bubble Bobble con un editor che si chiama Patch a Bubble, che è molto bello. Guarda cosa c'è dentro, vabbè, uguale. Ce la facciamo, devi togliere una B, devi togliere una B. È solo, giustamente. Praticamente abbiamo fatto 100 livelli modificando un po' la cazzo il... Devi guardare cosa c'è dentro, se non sappiamo se funziona, però. Ok, va bene. Ti piace? Sì, vediamo se va. Ok, adesso dobbiamo provare a far partire il mame, quello buono, quello. Quello buono, quello il mame buono! Non è detto che funziona, dovrebbe essere Bubble Bobble. Non è detto che funziona perché ho paura che questo qua rompa i coglioni e voglia... Questo? Chi lo sa? Bubble Bobble, prova. Ok. Andiamo? Proviamo. Yeah! Non è facile, è stato. Allora, cos'è la Bubble Bobble Kenobi's Watch Edition? È una versione di Bubble Bobble completamente sminchiata da noi, mettendoci cose che rappresentavano per noi la Kenobi's Watch Edition nel 2014. Quindi una Kenobi's Watch dannata, downtown. Riusciamo ad avere anche la chat? Sì, ce l'abbiamo qua. Eccola qua. Allora, questa è una versione di Bubble Bobble che abbiamo solo noi. Yes, this is a version of Bubble Bobble that only we have. Faccio la traduzione. Vai, che dal fatto che da quando l'abbiamo messa sul mame, su YouTube, è impossibile parlare così, su YouTube, un sacco di impallinati di Bubble Bobble ce l'hanno chiesta e noi non gli abbiamo mai data, un po' perché non ce l'avevamo. E un po' perché, guarda, combo completa Iaci live del 19 novembre 2014. Grazie, combo completa. How does the Frangers Devilon know that it contains what is love? I'm shocked. It's exactly like that. There is a level. Sì, quindi c'era, evidentemente. You are amazing. Oh, let's try your this. Bisogna. This is the Bubble Bobble ones or the mine codes? Sono i. Lost Cave. Se sono dello scave. Cool, it should work. Ok, allora aspetta un attimo, però che voglio. Dobbiamo settare i nostri input. Why? Per qualche motivo non ci sono. Allora, scusami. Dammi la sinistra. Yes. Ok, è giusto. Allora perché non ce l'ho? What are you? Non avevo i crediti. Coin. Coin to none. Ah, ecco perché. Vabbè, li metto tutti io i crediti. A posto. Allora, quindi vai, sono adesso metteremo il trucco. Amazing, te lo ricordi? Amazing Devilon. Yes, the trick. Okay. I remember seeing this back in 2014. LR BJBS. Ok. Lo farò io. Vai, sì. Ok. LR Bubble Jump Bubble Start. Non funziona. Vuoi dire che funziona quelli di Bubble Bobble liscio? Prova. Sì. Ok, quindi cosa ci interessa avere? L'original game? No il power up. No, ci interessa. Il power up, sì. Freccia, salto, freccia 1, freccia fuoco, freccia 1. Yes! Okay. Bene. Let's go. E giochiamo. Luke McQueen dice: avete dichiarato di volerla distruggere il giorno dopo con l'approvazione di Lorenzo Cicotti, che disse vogliamo il MoMA in fiamme. Infatti l'abbiamo distrutta, ma è rimasta nella mail. Cosa possiamo fare? Quindi, surprise, 5 years after, the celebration of Fukio Tsuji goes on and on and on and on and on and on and on with the crazy levels of Bubble Bubble Kenobi's Watch. Che bello, per poi non ce lo ricordiamo, quindi è una roba, sì, che abbiamo fatto noi, che anzi che ha fatto Babic per il noi stessi del passato. Esatto, che diventa anche per noi stessi del presente, che allora era futuro. Ah, celebrate two times, come on. È quello il fatto. Ciao Vito Iuvare, ciao a tutti, ciao a tutte. Siamo ancora qua in 270, Andrea, per aspetta, vedere... vai. Ah, Carpigiani Gold. Il Carpigiani, che poi è il gelatino soft serve in Giappone. Stage preferito, la borra. Ah, vedete come abbiamo sapidamente modificato le dinamiche con piccoli accorgimenti, senza esagerare. Sukas Casella. Solo per... No! Allora, non prendi le caramelle. Ah, perché mi ha power up. Hai ragione.
Ricordo il long play della Kendall Bisbocci Edition come se fosse ieri. Beh, è stato un momento fondante di... Affondante anche, oltre che fondante. Un momento fondente. Ma no, fai punti, fai le cose tutte insieme. Non fare... Era 32.000 qua, siamo va puristi. Bene, va bene, va bene. Puristi, va bene. Puristi. Facciamolo, giochiamo per farle, per scoppiarle tutte insieme. Se riusciamo. Qui per esempio no. Grazie, attenzione. Claudas Chris, per il per l'abbonamento. Thanks for the sub. That was a great idea, in fact. Curry. Anche qua li hai imbollati. Se non farmi fare la maestrina nazi di Bubble Bob. Li hai imbollati. Cazzo, c'era l'acqua e invece non c'è più l'acqua. Perché l'ho tolta io. Vai Mona, sono già morto. Niente original game per me, non morire tu e me. Ora tu sei quello da preservare. Va sì, bene. Però in realtà noi non vogliamo. Vabbè, no, in realtà sì, vogliamo saltare in ragazzi. Anche perché non avrai cambiato in... Non so cosa ho cambiato. Fatti la N. Ah, no, guarda la N qua come ho modificato il livello per non poter andare giù. Genio. Questo era fico, in effetti. Per non poter andare giù. Facciola. Bizzarro. Oh, che godura, it's a wonderful game. I love this game. Mi ricordo ancora quella live su Wonder Boy Monster Land su Hitbox. Finalmente vi ho ritrovato. Ma ce l'avevi perso? Come hai ma fatto? Mi dispiace. Era ancora su Hitbox forse. Se ti prendi la tifa in stand. Cosa fai? Mi inquieti. Volevo vedere se potevo fare il fast forward, ma probabilmente l'ho tolto. Il long play di questo è il primo video che vidi sul canale YouTube quando vi scoprì. Ma che figata, sono troppo felice. E stavolta la warning. Stavolta la distruggeremo veramente, tra l'altro. Giusto? No. Ah no, la distruggiamo. Ormai mi sono affezionato. A questo punto si è affezionato. Vediamo cosa ci danno. Vabbè, speedrun. Vabbè, vuoi fare speedrun? No, non speedrun. Però con le 11 diciamo, cioè voglio vederlo fino alla fine. Ma non vedrai mai fino alla fine. Come l'hai modificata? Una bella domanda, ti risponderò a Babbage. L'ho modificata con un editor di livelli che si chiama Patch a Bubble, che non basta, però perché è un editor che ha dei bug che rendono impossibile modificare tutti i 100 stage in maniera efficace. Quindi, grazie al programmatore Aladar, con cui ho fatto Bubble Bobble Lost Cave, in realtà è proprio perché l'ho fatto con Bubble Bobble Lost Cave, con tutta una serie di file batch che batchano l'output dell'editor, ho modificato effettivamente tipo questo buco centrale che vedi qua. Non si può fare in Bubble Bob, è una roba fatta in Assembler, un hack fatto in Assembler da Aladar. Sbra! E muore, coglione. Ho fatto sbra e sono morto già due volte. Tu, ma io ti epito no, che ma anche tu sei morto. No, io no. Com'è possibile? Ah ok, io sto, ho fatto 100.000 punti adesso. Che haha è il, vuol dire mamma in giapponese. Really? I never know. Ma vaffanculo, sono morto. No, niente. Niente più amici, niente più fan. Vabbè. Pazienza. Allora giochiamo alla cazzo dei cane. Tanto abbiamo perso le porte. Notate qua come ho cambiato gli invasori. Non c'è più l'astronave che c'è in questo livello normalmente, ma il singolo invader. È un gioco di contrasti e di analogie e opposizioni, è vero? Tra l'altro vi faccio notare che le due bordure dello stage sono di fatto le barriere di Return of the Invaders. Ma è vero! Allora. Ma non l'ho messa io, c'erano già, Allora, chiede, ma la versione di Patch a Bubble di Aladar è privata? Sì, credo di sì. Yes. La versione di cosa? Di Patch a Bubble? Non esiste una versione di Patch a Bubble, esiste una serie di file batch complicatissimi, sinceramente, da usare, che richiedono di essere eseguiti e de-eseguiti nell'ordine corretto, anche perché il ROMset era cambiato nel frattempo, quindi era abbastanza infernale. What is love? Baby, don't hurt me. Quei cazzi è comunque What is love, perché col cazzo che riesci qua a fare. Invece basta no, mi hai buttato giù, vabbè. Non ti ho buttato giù. Cosa a fare così, occhio, Sun! Allora! Un cazzo. Dai, morite tutti. No, morite male. No, aspetta. Io vado dentro, perché non ho niente da perdere! Muori. Anche tu, Va bene. Don't hurt me no more! E via. Due. Ecco. Buono. Se bastasse... Se bastasse un Cristo volante... Però era bello questo Not Water But Pain. That was the... Oh! Game.
Comunque è incredibile, Luke McQueen si ricorda ancora Baby don't hurt me no more. Potion. O anche lotion, come diceva qualcuno all'epoca. La lozione. E la prendiamo. No, ne hai presa di più tu. Scusami. No, beh, ma non potevi fare altrimenti, ma. Certo che potevo. Ma non ho notato. Cioè, no, è che veniva da pensare che fossero simmetriche, invece no. Se bastasse una fantasy zone. Bisognerebbe preparare un po' di queste di nuovo. Facciamo un documento aggiornato per il concerto natalizio della maratona del Natale, del Natale della maratona? Di canzoni, no, sì. Cioè, perché c'è quello vecchio, ma bisognerebbe un attimo. Chiamata alle armi. Scremarlo, allora. Scremarlo dalle canzoni già fatte l'anno scorso e focalizzarsi su quelle nuove. Allora, il 20 noi faremo quindi la trasmissione. Guarda, tra l'altro è figo perché questo qua è un meme, è una roba meme del 2014. È un meme vintage. Esatto, it's so 2014 Christ. 14, scusa, volevo dire. Kissing. It's better than rimming, remember. Remember. Però dicevamo, noi il 20 faremo la... Faremo la nostra... Questo maratona. Questo è un rebus. Cioè... 10 e 10 e c'è una chiave e un remo. Chiave remo! Yeah! Come conquistare una ragazza creando con l'editor di Bubble Bobble un livello in cui le fai dei messaggi sconci. Ha sempre funzionato. Il 20 faremo la nostra la maratona di Kenobi di beneficenza, tutto il giorno. Otherwise se la banana non ce l'hai. Qua invece ho aggiunto l'acqua rendendo tutto più bello. Forse non ho aggiunto niente, c'era già l'acqua. C'era l'acqua. La già l'acqua spend. Oh, Bubble Bobble mi trigger la cazzata land. Vieni, piccolo sgonfiotto di carne. Vieni a conoscere tuo padre. Boom! Eccolo lì. Who's your daddy? Avete mai giocato la vostra versione di Bubble Bobble in real life? Hadaway passare, Non abbiamo mai giocato alla nostra versione di Bubble Bobble in real hardware, no. Allo Scave, no, questa non esiste in real hardware, esiste lo Scave, non credo che abbiamo mai giocato lo Scave in real hardware, lo faremo il prossimo anno magari. Visto che io ho la versione real hardware di lo Scave, cioè montata su una vera PCB bootleg di Bubble Bobble. I doors, perché qua appariva la porta, se non eri stronzo come siamo noi, che abbiamo perso 20.000 vite, quindi possiamo tranquillamente... C'è una roba! Che cosa? Non credo che puoi farlo così al volo, devi farlo nello schema prima. Vediamo. Puoi provare. Perché in realtà, in ogni caso... Allora, original game, original mode, vai. E... I always get bonus doors, comunque, vai. Ecco. Anche, vai. Però adesso non appare più, troppo tardi, però magari apparirà al trentesimo. No, apparirà sicuramente al trentesimo. Guarda dove è andato a infilarsi quello, che bella idea. Che bella idea soprattutto perché non si può fare un cazzo. Ma come fa? Che è successo? Il Matusa ci sta facendo un ride, okay. Grazie per il ride, Matusa. Ok, abbiamo un problema. No, non è un problema. È designato del merda livello, bisogna andare su con le bolle da qua. Vengo. Devi venire a farmi il bolle. Non vorrei dire, ma ci è successa la stessa roba. Non si riesce. Mi sa che ho fatto una cagata. Aspetta, città. Killiamo tutti i nemici. Ci sarà un destroy all enemies now. In fondo, sicuramente. O anche possiamo fare extend per uscire. Vero. Fireballs c'è anche. A drone them all. Dov'è? Ah, drone them bello, mi piace. Vai. Ciao. Ciao, Così si fa. Capite perché non l'abbiamo distribuita? Perché era totalmente untested. Era fatta nel corso di una notte, sta versione. Quindi, Citoni, non è mai stato testato il gioco, cosa possiamo fare? Questa è uguale perché avevo pensato che avremmo preso la porta, quindi non ho modificato niente. Guarda quanti punti. Che combone che ho fatto. L'ombrellino! Anche volendo non l'ho potuto prendere. Ma era sbagliato prendere l'ombrellino. Era illegale. Era barely illegal.
Ocio però. C'era, pensa, della premonizione. Premonizione, esattamente. Precog. Vediamo cosa succede lì. Qual è il bonus che appare? Qua tra l'altro, secondo me, la pozione! Allora, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7. Vai. Allora, io prendo questi e poi ce ne prendiamo. No, no, non sono... Poi niente, poi prendo 100.000 punti io. È andata così. Ah, la joie de vivre, le meilleur. 5 anni fa l'avevate fatto senza cittini perché non c'era cascato un nemico imbollato nel buco, banalmente. Questo è il fatto. Guarda come ti ho chiuso quel bellissimo camino, senza pietà. Quasi poi possono, io l'ho realizzato fanno... mille anni dopo che ho un camino, perché ci vedevo sempre un... Il camino doloroso. Ah, il camino di Santiago... Ma che scemo! Che hai fatto? Sono ucciso male. È il cammino di Santiago de Bubble Bella, de Bubble Bolella, de Bubble Bolas, Los Babolos Bolas. Quizás se in spagnolo si chiama Los Babolos Bolas. La bora! E sto sborando. Dalle 8:30 che illuminiamo la bora. Ah, 64.000 tutti per noi, tutti per noi. Vai. Tutti per me, soprattutto tutti per... Guarda là, sta in ma culo, no, alla mazinga. In culo alla mazinga. Comunque la borra. La borra. Oh. Il borro. Il burro. E dopo la borra il burro. Ah, il burro. Sì. Guarda che secondo me potresti fare extend. Ma no, ma perché fare extend? Ma che me frega? Ma che ce frega? Ma che ce importa? Il burro. Ah, flame. Nel senso proprio del flame. Dove andranno a finire quelli? Tutti là. Quindi basta una fiammetta. Basta aspettare una fiammetta e lo flammi. Solo che se mi sono incastrato qua e muoro! Come uno stronzo. Però prendo un bastoneo. Flame, ma non ci no, sono... No, mi hai... Aspetta. Dio! Non è proprio ben fatto questo baburu baburu la minchia. Morites! E guarda che si piglia l'arancia. Se piglia l'arancio. Te sei pigliato l'arancino. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso, questa è una versione modificata da noi nel 2014 di Bubble Bobble. Ce l'hai? Vuoi fare extend? Sì. Ma purtroppo mi è arrivato il resto. Ho fatto del mio meglio. I did my best. Anzi, non solo I did my best, ma adesso faccio anche extend. O no? Minchia, se non lo fai con quello, sì, lo fai. Va bene. No, perché visto che era l'ultima vita, ho detto dai. Allora, che differenza c'è l'original game dallo standard? L'original game ti fa apparire le porte, i portali, al 20esimo, al 30esimo, al 40esimo, al 50esimo, se... anche se muori, anche se perdi una vita. Mentre invece se giochi senza original game appaiono solo se non perdi vite. 64 is the top. Guarda che bello, come questo è geniale, geniale. 64izza e lo fai tu, bravo. Mi sei piaciuto. Belli, questo è un bel livello. Questo è un ma livello. Tu sei già morto, tra l'altro. Sì. Ah, interessante. Questo mi rende un uomo. Guarda, questa roba con i buchi sotto è proprio da stronzi. Mi piace. Io qua, secondo me, una E ti arriva. Stai fermo là e ti arriva serenamente la E verde. Proprio spacca le lettere che hai. Anzi, guarda, vengo anch'io così le prendo. Giusto, te le lascio. Why not? Serenamente. Ma io voglio... Invece non viene un cazzo, te lo devo dire. Un cazzo, io vado giù, giù. Incredibile, ho fatto una roba. Una roba che tu non lo sai, che non puoi saperlo. Guarda, però sono morto per i tuoi peccati. Dei se, dei ma, sono piene arance. Le arance. Perché le arance. Il burrista top game per come 64, assolutamente. Miau, questi sì che sono giochi. Ok, c'è la porta. Guarda come ti ho chiuso. Extendo porta. No. Che extendo? Vediamo la porta. Sempre se c'è la porta. C'è la porta, l'avevo messa al centro perché sono un originale. Welcome to the secret room. The room where you can read about. Cos'è che c'è scritto? Aspetta, cosa c'è scritto? Allora, I enclose this medicine. This magical medicine here because those are my worst fears. Ok.
chi non ha capito cosa è successo potrà capirlo in registrazione. Bra, bra. Reggipetto. Vedi il bra? Lo vedi? Lo vedi? Sì. Can you see the bra? Mm. Spicy bra. Come li fate a imbollare quello? Non lo so. Dio bado. Peppo. Pippa peppa peppa. Cioè, se sarebbe bello fare una versione, devo chiedere a Aladar se si può cambiare la musica. In realtà mi ha detto che si può cambiare la musica. E la facciamo solo con Scatman tutto il tempo. Che figo sarebbe giocare? Guarda che ce la è. Ma lì arrivano sempre a te. Guarda, la prendo io, la prendo io. Anch'io, Logan, vedendo bra, anch'io pensavo, come dico spesso, bro. Dico sempre bra. Che mi fa sempre più ridere. Nice to pee. Come bro, è un modo per dire. Bra lo dice una ragazza, tipo sorella. Bro, fratello, bra. Oh! Oh, ma che. Oh! E si va giù. E si va giù. E si va a fanculo se lo si sta attento. Se vuoi c'è una E. Se vuoi c'è un bastone. Questo è un ottimo stage. Stai fermo. Guarda, adesso faccio una cosa bellissima che tu non sai. Lui va lì. Tu prendi la tua E. Ma io l'ho già presa. Sì. Perché? Perché tu sai che la pozione appare, il counter della pozione è basato su quante volte cadi attraverso lo schermo. Quindi, se noi adesso cadiamo... prossimo livello... Sì, se non c'è stack di qualcos'altro, al prossimo livello dovremmo essere abbondantemente a posto. Quindi... Ma che... Oh! Bravissimo. Bravissimo, ma io prendo... Non prendo. Succate. Sì, perché ho messo la scaletta in mezzo, quindi vaffanculo. Andiamo subito. Prendere, immagino, la pozione lì. Minchia, questo livello fatto così è un mondo migliore. Ma invece . No, c'è un bastone per qualche ragione. Che non mi ricordo. Non ci si passa. Sì, vabbè. Succato un cazzo perché non si può uscire. Ok, si può, in realtà si può. E succate malissimo! Solo che succhiamo anche noi che non riusciamo ad andare a prendere quello. A meno che tu non ti faccia tante bolle e non riesca ad andare subito. Ma che questa è una roba che ci è rimasta. Sì, guarda come si buttano giù in maniera frenulosa. Io li fisso e muoro. E muoro, perdo la mia vita. E quelli sono messi lì. Quelli sono messi lì a cagare il cazzo. Possiamo metterla così. Ci sono talmente tanti bastoni stacked. No, merda. You are really murder. What's this? You are very good at kissing. French kissing in the USA. Guarda che c'è the useless bonus. Ma è sempre useless. C'è un nemico imbollato nascosto. Sì, lì. Ma lo prendiamo così. Stylish. Questo non è altro che uguale. La freccia giù. Non ci sono le fiamme, no flames, I put only thunder here. Why? Because I'm... grandissimus! But what about the potions? Ma sai che forse in realtà cadendo fai apparire i... No, i bastoni? No, cadendo sono le pozioni. Il cuore matto! Matto da legare! Questo è il grattacielo, c'è scritto Kiss? Kiss. Questo guarda un po' dov'è che è andato. Adesso salta su di uccide, te lo dico. Invece. Budini gratis! Budini volanti! I love cream caramel. Kiss. Cos'era Kiss? Non ricordo. Porta. Aspetta, qua c'è la porta, giusto, c'è la porta. E zac! Zic e zac! If you want to get back your love. Yes. Of truth. Yes. You must. Help each other.
Until the End. Until the End, va bene, col cuore nella teca. Ah, Dio mio, questa era già una merda prima, figurati adesso. Così una merdona. Vabbè, questo è il livello più bastardo di Bubble Bobble. Sì, ma un livello che tu odi particolarmente, devo dire. Ma guarda cosa appare lì, la pozione! Yuhuu! 3, 4, 5. Guarda, prendila tu, dai. Massimo. Che gentiluomo. No, la Kenobisboch Edition non è mai stata rilasciata. E mai lo sarà. Questo è un bellissimo omaggio all'autore Douglas C. Smith di Loadrunner. Vedete che c'è lo spraytino, anzi il la bomba! Il caratterino. Però non posso prenderla. E va, finiamo così. Poi, l'ho presa. Bravo. Questo è un omaggio a Douglas Smith, che era morto da pochissimo quando è uscito Bubble Bobble. Kenobisboch Edition che state vedendo, quindi c'è Loadrunner con il sprite di sia lode esattamente lode run cazzo. Attento che è un kissing duro qua, eh. Ok, cazzo, e tu sei cazzo e te capisci che parolasse. Mi ha preso l'ultimo disco di Yo-Yo Mundi. Vabbè, casso. Quindi a casso cosa può scendere? Cosa può... No, non è Jumpman, è Loadrunner che ti consigliamo. Jumpman... Tega. Quindi la tega. Qua si può fare tranquillamente. 64. 32. Vabbè, si può con cazzo. Dai, boom. 16, meglio da un calcio in culo e la borra alla fine, perché tega con borra, con birra, scusate. Tega Drive, vai. Parolasse, questa è una citazione del terzo disco di Egli e Storie Tese, in cui appunto succedevano queste cose. Sento profumo di bonus remunerante, il cazzo. Wow, morto. Mi hai fatto rimanere. Devi fare quel saltino dentro la piattaforma che ti fa cadere giù. Wow. Ma salta a sinistra. Salta verso sinistra. No, forse non puoi perché hai il. È fatto in maniera strana lì. Che strano. Normalmente lo so fare, ma. Parolasse! Non dici che parolasse! Io non sono asse, dici parolasse. La pozione del bonus da pozione va programmata. O è determinata automaticamente in base agli spazi vuoti? No, è runtime, è automatica, non devi metterli, sennò sarebbe un layer assurdo. Calcola gli spazi vuoti. Bella domanda, chi l'ha fatta? Francesco Bicci. Sarà Sandir. Ti sento un po' sodomita. Sì. Cos'è la vita se sodomita? Ma facciamo anche il padre, anzi lo facciamo così. Ciao. Bravo. Why not? È uscita fuori la borra davvero, sì, è così, succede. Io direi che per MTJ possiamo tirare, eh. Per me vuol dire Nice One P, ancora un pochino, non so se lo finiamo, però. Ken le 7 stelle, no? Vedi la che bellezza di livello. Che eleganza. È un livello che me la tiro. Potrebbe averlo ideato Ceccotti per l'eleganza del cristianesimo. La famosa Elegance of Cristianesimo. Scusate. Quanto li odio gli Idegon. Se siete persone cristianesime, scusatemi, intanto mi scappa, ma non ce l'ho con voi, ce l'ho con le istituzioni tutte, perché sono ribelle con loro nella pelle. D'altro canto è tipico di chi ha 20 anni come me. Guardate quanti buchi che ci sono. Questa è un'altra caratteristica. Oh, Lorenzo parli Ceccotti. Del Lorenzo Ceccotti e spunta la stella. La stella di Lorenzo Ceccotti. Probabilmente proprio perché avendo visto il tuono negli occhi di Lorenzo Ceccotti. Mi preparo anche un bel pari che non riesco a fare, ma mi prendo questo diamante. No, non mi prendo un cazzo. Perché se il tuono distrugge un nemico imbollato è come se scoppiasse la bolla e non. Nino. Qua c'è il. Sì, prendiamo il portale. Sì, dai. Nino, qua c'è scritto. Prendiamo il portale. Bisogna andare. Cristo, vai tu. Presto. No! Devi andare lì, dentro. Cosa fai? Non fare niente. Cosa fai?
un safe state. Anche perché non si può, devi aiutarmi. Ah, none! C'è scritto none, infatti, perché non lo puoi prendere. Capito? Ah! Per un pelo. Ci riproviamo. Dai. Si può fare. Vieni, vieni a farmi le bolle. Grande! Avevo scritto none apposta. Allora, vediamo quelli... Questo era un bel livello. Questo era bello, è un livello invisibile, bello. Questo è un bel livello. Boh. Questo vabbè. La tavola bellissima, me gusta. Me gusta, cioè me gusta. Un'era di meme dimenticati. Nose. No, no se poi, non no se poi, non si può, non si può. Sì, sì, se sì, Paul, se Paul. Sì, yes, se we can. Esatto. Ciao, Lerican. Aladar. Salutiamo Aladar. Tutto merito suo. Lerican, stiamo giocando a una versione di Bubble Bobble modificata da noi. No, anzi, puzzle, da no, puzzle Bobble. No, no, no. Bubble Bobble. Bubble Bobble. Puzzle Bobble è uno spin-off di Bubble Bobble. Ah, questo era Samba di Amico. No, scusami. C'è Chuck and Pop, sembra. A me sembra un po' con la luce. La scimmietta, dai. Non Samba di Amigo, la scimmietta. Chi? Sì, no, quella di Monkey Ball. Monkey Ball. Non lo so. Mi sembra strano, vai. Troll. Ok. Roba. Turn away. Ah, turn away. Ah! Mona, ha scritto come scrive Lorenzo Ceccotti. Sì, sì, Lorenzo. Mona, guarda che si cade giù. Mona. Subito una N. Ah, guarda che mi butta giù con le bolle. Vabbè. Berserku no Berserku. Scusa. A Bubble giocavo da piccolo sull'Amiga 500. Tra l'altro qua dietro di me c'è un Amiga 500, Andrea. Mi è stato portato ieri un altro Amiga 500. Amica, non è possibile, che bellezza. Sbra, sbra, sbra. Guarda come basta cambiare pochissimo livello per renderlo una passeggiata di salute. Però è difficile invece prendere quello. Ma io ci credo. Wow. Fatto di culo, eh. Minchia, sei fatto di culo. Potrei pretendere che l'ho fatto apposta, ma è stata una botta di culo. Ah, torniamo alle impostazioni. Questi livelli è molto importante alla fine del livello posizionarsi già pronti là, perché guadagni un sacco di tempo. Lorez, questo livello che invece si chiamava High Tech è diventato Lorez. Io ci credo, sento profumo di grandi bonus. Qua, norma, è qua normalmente bonus, non è successo un cazzo. No, qua è un bonus golosone di solito, eh. Invece vieni, vieni, Banzai! Vieni. Banzai doppio! Vai Mona. Benissimo! Salto. Questa, guardarla al rallentatore, è veramente umiliante. Ma un editor di Bubble Bobble su motore grafico moderno. Super Mario Maker si può fare. Tutto si può fare. Basta avere i soldi. Sicuramente Titan non li metterà mai. Incredibilmente, perché è un editor fatto e finito, ma gliene frega un cazzo nessuno. No, andate via la pozione subito! Perché? Subito, è durata una frazione di secondo. Ma succede in questo livello? In questi punti qua. Si può fare, ma in realtà Patch a Bob, l'editor che ho usato per fare... Kenobit! Kenobit! Negli occhi del piccolo orsacchiotto. Qua la vedo un po' cazzi però, Kenobit. A meno che... Io sono bloccato per sempre. Ti aiuto io. Mi uccido che è meglio. Vieni su di qua, Kenobit, è più sicuro, come hai visto. La E, secondo me, è il posto migliore. Stradra, ho fatto un numero, ho saltato oltre un nemico e l'ho ucciso, cioè totale, totalitario, totalizzante. Il mottarellone. Il mottarellone che vale 10.000 punti, praticamente poco più di un diamante normale. Bisboccia. Eccoci qua. La bisboccia è tricky, ma se ti metti in un posto giusto fai dei kissing bellissimi, invece mi ha spinto indietro la bolla e sono morto. Ma possiamo andare su e sperare. È già lui, la madonna, già finito. Qua riceveremo un bonus di punti importante nel prossimo stage. Stati velocissimi. Quindi prepariamoci a una corona, secondo me. Una bella corona. Vediamo se i miei calcoli sono corretti. No, diciamo. La collana. Sono 8.000 punti. Ma addio, addio, della luce, della luce. Guarda là, ehi, tira. Ok. Ok. Benissimo, sto ancora 235 a guardare questo hack di Bubble Bobble fatto da noi 4 anni fa. Secondo me lo possiamo, avendo fatto i 75, possiamo finirlo. Per me possiamo uscirci. Non che ora possiamo farci. Basta che poi schizzo a prendere la metro. Nice 2P.
2D. La chat... Aspetta che ho tolto il focus. Furbescamente. Grazie. È una tecnica... Aiuto. Bello questo livello. Questo è fico. Questo è un po' da stronzo. Però è fico. Minchia, mi da stare qua su, è l'unica. Ma a me piace, mi sto divertendo. Sei vivo, più che altro, io no. Cioè, sì, adesso sì, ma prima no. Wow! Ma perché 2D? Cosa vuol dire 2D? Non lo so. Sai cosa vuol dire? Sto giovane, ero giovane e inesperto. E basta! In sala giochi sarebbe stato un po' mangiagettoni dei miei coglioni, però, sta roba, eh. Ma un tuono no, soprattutto. Aspetta, 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 guarda che mossa che faccio. Che mossa? Muoio. Bella. Suck! Ma me l'hai imbollato. Eccolo il tuono, vedi che c'è. Zack! Ma non basta! Ma non basta! Zack! E non basta. Cristo. Ma si cos'è? È bloccata un'acqua! No! Tragedia! Tragedia, non possiamo finire il gioco, Fabio. Come mai? Perché se si blocca l'acqua non puoi finire il gioco. Non puoi finire lo stage, praticamente. Ah! A meno che non bariamo, credo. Ma forse neanche barando. Prova. Facciamo extend. Bella idea. Dobbiamo fare extend. Quindi... Hai fatto extend. Brutalista, eh. Hey, hai rotto la score, infatti. Ah, no, è l'acqua. Hai rotto la score. Ciao Orco Iteo, abbiamo rotto la no, quello è un pezzo d'acqua, un carattere dell'acqua che si è bloccato lì. Vediamo cosa succede adesso. Resterà per sempre dell'acqua. Bellissimo. Dipende se questa cosa inficia la possibilità di finire il livello o no. Se vero, mi sembra veramente uguale. Ah, no, un po' di... Dio mio, che fastidio che sono tutti quanti nella vita. Ah, benissimo, molto bene, eccellente. Punti gratis, cioè non anche 30.000 punti. Provate a scrivere in chat perché mi sa che si è incartata la chat. Sera ragazzi, quindi forse non si è incartata la chat. Sì, questa la celebrava i Video Figheri, che era un bel gruppo i Video Figheri. Non so, immagino che esistano anche ancora i Video Figheri. Allora, 7, vai, pari. Ah no, scusa, devo prenderli io, scusa. Vabbè. Ma abbiamo entrambi la stessa intenzione. La chat funziona. Ottimo, grazie. Avevo visto un messaggio scritto due volte e mi ero preoccupato. Fed erano le iniziali con cui si scriveva, si segnava la ragazzina che mi piaceva quando giocava a Bubble Bobble. Proprio lei! Quindi Federica o qualcos'altro. A vostra scelta, capire chi siamo, dove siamo. Che era la... Va bene. Non diciamo la mano amica, ma... Non c'è mai stato contatto. Non in quel senso. Che livello sono? Bastardo. Sì, abbastanza. Comunque confermo che non è un gioco che non deve essere distribuito. Richiederebbe un playtesting, no? Hai! Guarda che stronzo. Ma c'è ancora uno vivo. Sì. C'è. Meglio. L'avevamo finito la volta scorsa? Sì. De Sangre. De Sangre, un livello per De Sangre, bellissimo. Il mio amico Marco Calcaterra. Guarda cosa c'è lì. Una teiera di poteri, pieni poteri, in realtà, ma non credo che sia granché utile, in realtà. Ok, l'abbiamo bloccato. Ma va bene. Gioco bene, di squadra, bene. Andrea, gioco di squadra. Sagace, poi bisogna andare su e sarà quel che sarà. Nel momento in cui loro escono, apparirà qualcosa di buono, te lo dico. La teiera azzurra. Era azzurra buona. Fatica, il gioco rallenta. Dio mio, che stupidino! Bastardo! Ma tu sei cercato di andare da in mezzo. Se non è possibile, guarda qua, era semplicissimo. Tutti in un colpo così. Patatine per tutti, diamanti. E io vado giù giustamente perché i diamanti erano su. E prende lui, vincendo una vita così, gratis.
questo è praticamente uguale all'altro, secondo me, solo che ho cambiato i nemici. Ah no, avevo messo la gag di mettere dei nemici lentissimi. Così. Che gag? Come ho fatto a caderle in mezzo? È impossibile caderle in mezzo. Secondo me si è rotto il gioco, Fabio. Veramente ha senso che i nemici abbiano un enemy speed così? Sì, vabbè, era stata una roba, dai. Diversa. Non si è mai visto un livello di Bubble Bobble con i nemici. Stiamo giocando una versione altamente rotta. Veramente, come fai a andare? Guarda, va giù qua. È pazzesco. Danizza Woman, hai sempre giocato in single player, madonna che bello che era. Sì, è uno dei nostri giochi preferiti di tutti i tempi. Ah, questo è Kissing Pure. Attenzione, vediamo cosa ci dà in alto a destra. Il cuore, cuore matto è buono. Sì, il cuore matto è buonissimo. Anche perché questi qua col cuore matto ti danno diamanti. Quindi bene. Clack è Surgo! C'è Surgo? Ah, no, c'è no. Scritto. Sono salito di troppo. No, no, vabbè. Dio mio che mona. Sa, 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 sa. Note musicali. Le note. Ma poi cominciano i bonus matti. Questa è la fase dei bonus matti. Ma non funziona più il tasto. Sai che ho rotto. Annalisa, Linda, Andrea. Simpatica famiglia Bisboch. Per fortuna non ho divorziato nel frattempo. Questa è una figura di merda. Stack. E qua la coppa di MTJ. La famosa coppa di MTJ. È veramente la coppa di MTJ. Se vuoi ce l'hai in MTJ. Sai che ho rotto il pulsante. Grazie Marta. Grazie Marta. Già allora ci ragionavo. Pensa che fortuna che non hai divorziato. Vero, ma sarebbe stata una serie di... Sì, una serie di... Oh, veramente. Momenti. Ti ricordi quando avevamo delle... Quando c'era dell'amore nella nostra vita. Esatto. Ti ricordi quando eravamo soli come dei cani? Cioè quando eravamo? No, quando non eravamo. Guarda la TD Extender. Allora lasci che non ti piace. Prendi anche tu. Tu ti fai. Cioè, prendi anche la E. Ti prendo la E. Ma che è? Beh, a questo punto ci manca entrambi solo la D per fare extend. Tu comunque perdi una vita perché ti vuoi male. E anch'io forse. Ah no, lo sposti. Tu hai questa cosa di spostarlo e invece io no. Quanto siamo? 87, mancano solamente 13 livelli alla fine di Bubble Bobble Keno Bisboch Edition. Ed è un bel... sono contento del tributo di questa sera. Spero che... Ma qua c'è il trick. That's the trick. Mi metto qua e sono sicuro che aprirà un bonus che mi premierà. No, ho perso una cosa che non so cosa sia, quindi vaffanculo. Era un ghiacciolino. Mancano 12 livelli alla fine di che non vi ringraziamo. Ringraziamo Annalisa e Marta, assolutamente. Che pazienza. Z80. Eh sì, Z80. Bello. Che stile questo livello, bravo. Bravo, mi do da solo. Stile, cazzo. Oh, ce l'ho fatta. Pensavo fosse più risolutivo il tuo fascio. Ma va bene. Ma scusa, adesso puoi andare su là. No? No, è troppo basso. Se mi fai una bolla, mi faccio una bolla. Vai. Al centro però, no? Ecco, bravissimo. Adesso sono tutti tuoi. Anche perché loro non ti possono colpire. Bravissimo, eccellente. E via. Beh, questo non è male. Z80, scritto anche con garbo. 90. Ah, questo era un classico della merda. Questo senza power up è impossibile. E anche col power up, come appena dimostrato. Che simbolo era? Era un simbolo che c'era già Trieste, in... Trieste, la barda di Trieste. La barda di Trieste. La barda di Trieste, la go vista svolazzar, sore i copi di Trieste. Sound shower, certo, c'era anche sound shower che facevamo, che poi un pochino per via di sta robetta dello streamare delle cose è un po' sceso il nostro podcast di musica. Prendilo Pazione! Buono! Questo livello mi fa venire un'ansia. Allora, 12, vediamo un po', 13, 11, facciamo 14, 15, ok? Non si può. Grazie, signore, mi restituisce il favore. Signore, più che mai. MTJ l'ho lasciato. MTJ non si tocca. Vedete che questo livello, se lo guardate bene, ha scritto MTJ, ma anche la faccia di MTJ. Gli occhi, le ciglia, le guance, la bocchetta. L'hai mai visto? È una caricatura di MTJ. Ci sta. Ci sta, sì. L'ha fatto lui. E cazzo, ha fatto lui, guarda qua ti viene l'aspetta, cazzo, Bortolotti, una scappella. Se ne possono anche buttare nel culo, cazzo, una scappella.
tutta intera. Vite. No, solamente. È una finta bellissima. Però c'era nel gioco, cioè c'era anche in Bubble Bobble. Sì. We love you one botto, vi vogliamo bene un botto. Aspetta, guardalo là. We love you un botto, vai, prendo per spot. Nota che per scrivere we love you one botto sono andato a scavare nella cornice laterale, che è una cosa che non si potrebbe fare perché rompe il gioco, nel senso che tu ci potresti camminare e andare, ma lì non ci si poteva arrivare in nessun modo, e quindi una D mi farebbe proprio comodo. Anche a me. La sua apparirà il bonus. Per un bonus per me. Vabbè. Andiamo a far capire. Andiamo a insegnare agli angeli come a insegnare agli angeli. Gli angeli con dei computer. Che computer sono? Non lo so. Sicuramente degli MSX. No, sembravano più quasi dei laptop. The PCB Hell, l'inferno delle PCB. Nel PCB è un inferno. Vediamo se ho cambiato livello in modo che si possa andare su senza cagare sangue. No, resta un livello di merda. È l'unico che può farlo, sei tu, caro amico. Quindi, do it. Oh, no, posso farlo anch'io. Ho cambiato apposta qualcosa. Ah, l'hai fatto tu, bravissimo. È riuscito a salire. The PCB L. Ho riuscito a trovare il pixelino in cui si può salire. Ciao! Ciao! 96, manca pochissimo, se non pongo. Pollo, papà guarda un pollo. Attenzione che questi sputano merda. Faccio del kissing! Kissing! Super kissing! Super rimming, super kissing, anche questo è fatto, siamo sempre più vicini alla fine, mancano solamente 3 livelli. Sì! Bello, elegante. Grafico, ti faccio anche kissing grafico. Graphic kissing. Vediamo il power up. Ah! Ti salvo la vita. Grazie. Sto per morire. Sì, in effetti non è cambiato niente. Lo studio 3 è ancora un inferno, anzi molto di più. Sti cazzi. Qua ero stanchissimo, è state le 3 di notte quando ho fatto questo livello. Quindi ci sta anche sti cazzi. In realtà sti cazzi me coglioni sinceramente. Però qua il trucco è andare su, così loro salgono su, e quando salgono su ti tirano una bottiglia in cu. Attento, perché loro conoscono l'arte del godimento, che per loro è ucciderti, tra l'altro. Ok, lui va sempre più su e da lì non uscirà mai più. Adesso sono cazzi, a meno che io non lo chisso da qua. Chissamelo da qua, cazzo, quello è duro. Chissalo un po' troppo, l'ho chissato un po' troppo e chi se ne parla. Aspetta. Quello intanto si sta muovendo, sta andando in posti sempre più divertenti. Sarà sempre più difficile fare cose con lui, ma ci proverò. Da qua. Con dolcezza. Grande. Cosa ho fatto? Grande numero. Incredibile. Mi sto ricordando di 5 anni fa, troppa nostalgia, mi sto intristendo. Dio. Ah, no, vabbè, sono in... Godoch! Ce l'ha D! Ah, ok. Sì, ce l'ha D, fa presto. Si fa presto a dire ce l'ha D. Ma come ci si arriva lì? Così, ok. C'è ancora D? No! Tutti e due come due stronzi! Facciamo extend? Vai. C'era la D. Avremmo fatto extend sicuro. Bello il... Bene, siamo alla fine. Attenzione, un ride! Grazie. Al control M. È incredibile perché c'è l'effetto del... Sì, di Bubble Bobble sopra Bubble Bobble, non si capisce niente. Siamo al finale. Che bello che ho cambiato in questo modo le piattaforme. È proprio uno stronzo. Bene, sì, io non ho preso... Aspetta che devo prendere... Io non sto sparando. E io non ho il... Devi andare a prendere. Esatto. Allora, se siete appena arrivati, abbiamo fatto una serata per celebrare il genio di Fukio Mitsugi, l'autore di Bubble Bobble. No, mi hai rotto le pillole! Mi hai rotto le pillole. E miei sono morto. Sono morto anch'io. Vediamo di non morire contemporaneamente. Che sappiamo essere un problema in Bubble Bobble. Dio, ma che difficile che sto bonus quando lo cerchi di fare senza un pattern. So che ovviamente il pattern è un po' rotto dalla presenza di questo buffo sistema di
guarda che le tira da tutte le parti. Sei uno stronzo. Sei uno stronzo. Però sta cominciando a... Ti ricordo, Fabio, che questo non è però il vero ending. C'è modo di fakeare il Super Bubble Bobble? Non credo. Prova a guardare un attimo. Super Bubble, guarda in cima, vai in basso. Bene, sì, in basso. Select Super Mode. Ok, proviamo a vedere se funziona. C'è la scritta delle cose, probabilmente non funziona. Vediamo, Coke can item, apple and orange, always worn. Ok, a posto. Ce l'abbiamo. Proviamo. Allora, stiamo giocando a una versione di Bubble Bobble modificata da noi, che abbiamo fatto, che ha fatto, anzi, Andrea, 5 anni fa. Io non riesco neanche a prenderlo. Ma non serve che salti, eh? Come no? No. Salti qua, salti sull'alto, salti su così e lo prendi. No, ma... Non serve che salti. Perché... Non avevo le bolle, non avevo le... Non serve non serve che usi una bolla per prendere l'ampolla dei fuori, dei tubi. Ah, davvero? Ah, ok. È stato un sapido level design che ho fatto per poi morire in culo così. Perché mi piace, evidentemente. La bolla! E allora? E siccome abbiamo barato, abbiamo trasformato in super mode, abbiamo rotto il gioco! No! Abbiamo rotto il gioco! Perché, guarda che bello, cosa sta facendo? Glitchato totale! Abbiamo rotto il gioco facendo apparire il draghetto che in eterno fa così. Che testo è? Ins. È una roba, tra l'altro i draghetti sparano, ma ovviamente... Facciamo extend. Vai, grande. Cosa succede facendo extend? Chi lo può sapere? È una versione matta di Bubble Bobble che abbiamo fatto noi. Non puoi fare extend in questo livello. Acqua, butta l'acqua. Togliamo il Select Super Mode. Lipstick. No. È andata così. Water. E lo water dove l'abbiamo? Il penultimo. Ce l'abbiamo fatta! Siamo riusciti a sbloccarlo in qualche modo, non sappiamo perché, ma ha funzionato. Tra l'altro è assurdo perché abbiamo tolto il super mode e abbiamo avuto il vero finale del gioco. Con la musica del ride, non si capisce un cazzo. Questo è il good ending, cioè quando in realtà si finisce il super mode di Bubble Bobble si ottiene quello che state vedendo. La mamma e papà vengono liberati con una lacrima nell'occhio dell'intrepido Ranocchio. Congratulations, you could help your father and mother. They were controlled by someone. Who's he? Che musica è qua? Pazzesca! Is in the darkness. Staff, game design and character Fukio Mitsuji. Mano sul cuore per Fukio Mitsuji, signori, il più grande designer arcade della storia dell'umanità. Che abbiamo celebrato questa sera. Qua, se siete appena arrivati, andatevi a rivedere il VOD o trovate la serata su YouTube perché sono preso bene. Sono un po' contento di questa sera. Bella. È stato un tributo. Sì, and special thanks to all the other people. Top, Suekado, Ueno, Yuki, Asambe, Nakagawa, Imamura. Tra l'altro la lista di credits è diversa delle persone super rispetto alle persone normal. Ah, davvero? Molto più lunga, sì. È il vero true ending, è pazzesca sta cosa, è bellissima. Big Emotion, GG, MTG, Bubby, Bobby, Betty, Bubby e Patty sono i nomi... Dei nostri, delle fidanzate e dei papà, sì, delle mamme. No, sono i nomi di loro da umani. Cioè Bublun è solo draghetto, diventa Bubby quando è Bobby. È Bobby. Thank you very much for your playing. Figurati. Aveva stuprato in tutti i modi, citato. Attenzione, ma un anonymous gifter, quindi un donatore anonimo, ha donato 5 sub, ma grazie. Grazie, un donatore anonimo fan di Fukio Mitsuji. Title Brasil, abbonamento sbrasazzo. E io ho un cazzo. 4.000 punti. Ti ho dato 1.000.000 versus 4.000. Abbonamento per Dottor Dispetto, Tiny Gendo, sono gli grazie, abbonamenti regalati. 25 oh sub. Oh mio Dio. Attenzione, sub. Ma wow. Vacca boia, grazie. Vacca boia, ma grazie, grazie incredibile. Grazie, Anonymous grazie. Cheerer. Grazie. Ma grazie! Veramente, veramente emozionante. Vedi, faccio fare le barre, spogliarsi nudi per avere gli abbonamenti e le cose. Questo è dal cuore, si sa. Ma sono piccio io. No, never mind. Comunque sono 5. Che grazie, sia 25, grazie 5. Comunque grazie, emozione.
Allora, ragazzi, Exa, fai scouting per fare un ride. Sì, vivo. L'ho visto lì. Grazie per tutti gli abbonamenti. Ma veramente che bellissimo gesto, Anonymous Cheerer. Grazie mille. Anonymous Cheerer. Hieronymus Bosch. Ragazzi, grazie. Allora, Exa, è il momento di cercare qualche ride da fare. Non è la ride. Noi adesso diamo il... Chiudiamo la seratina... Per YouTube? Esatto. È chiusa. Chiuso, aspetta. Ciao YouTube, ciao a tutti. Ciao YouTube, venite su Twitch. Esatto, ciao. Più bello qua. È un po' più bello.